seguire punto di partenza, se non sappiamo, se noi vogliamo migliorare, non sappiamo neanche cosa vogliamo fare, è troppo vago. Bisogna cercare di avere un obiettivo, non dico specifico, ma orientativo. Nel preparare questo, nell'inseguire questo sogno, dobbiamo valutare con attenzione quali sono i nostri punti più deboli, che possono essere la salita, l'incertezza della planata, non saper valutare una planata finale per tornare a casa, cercare di capire dove siamo più carenti, perché se individuiamo questo punto dolente, ci possiamo lavorare sopra più che sul resto per poter eliminare in parte o ridurre questo difetto. Quanti chilometri stiamo sognando? Perché se vogliamo fare un po' sportivo, possono anche essere 50 km, per un mio brevettato, dobbiamo sapere quanti chilometri vogliamo fare. In base a questo numero ci saranno alcune considerazioni che possono variare la nostra interpretazione. Se il sogno è fare 150 km, potremmo per esempio partire alle 2:30 con la giornata matura, con alcune situazioni più semplici. Se vogliamo fare un volo di 300 km, dovremmo partire probabilmente a mezzogiorno, con una giornata un po' più acerba, tornare un po' più tardi, e quindi queste considerazioni le dobbiamo fare. Ci interessano delle insegne? Se ci interessano, bisogna documentarsi come sono programmate dalla FAI, quindi sapere quali sono e quali sono quelle che noi vogliamo perseguire. Ci interessa partecipare a delle gare, con cui io ho fatto la promozione, quindi poi farà altre gare probabilmente in futuro. Sì, no, se ci interessa ci si documenta su come funzionano e si entra in un ambito un po' più schematico, come sono fatte, come è fatta la partenza, come viene gestito il traino, come sono fatti i piloni, ma è una cosa sulla quale io non mi soffermerei oggi, perché mi sembra che voi siete più interessati al volo di distanza, un volo più sportivo, ma non agonistico, che è molto più bello. Io faccio gare da sempre, ma quando non sei in gara ti diverti di più, perché sei libero di interpretare come credi. Vi interessa fare delle trasferte? Chi va a volare in giro, tra virgolette, ha anche il problema di documentarsi sul territorio. Quindi se voi pensate di fare una vacanza a Rieti piuttosto che a Faianzo, dove credete voi, è difficile proporsi di fare dei chilometri dove non conosci, e quindi a maggior ragione studiare dettagliatamente il territorio, comportandosi anche chi magari lo ha già volato, è sicuramente un buon aiuto. Perché andare a volare in un posto che non conosci senza aver neanche guardato due carte, non ti muovi dal campo, è detto. Su due punti, sulle cose tecniche, se uno vuol fare un po' di distanza, poco a tanto, deve avere la logistica pronta, il carrello deve essere pronto, la macchina deve essere in condizioni di avere le chiavi sopra, questi dettagli qui mettono in condizione chi sfortunatamente dovrà venire a darvi una mano di essere più veloce nelle operazioni, ma rasserena anche voi, perché siete in volo sapendo che avete sistemato le cose in maniera che siano ragionevolmente comode, e quindi non potete partire per fare un volo di distanza lasciando il carrello aperto, le fondere in terra, la macchina chiusa, con le chiavi in tasca, se no diventa un problema poi darvi una mano. Il carico alare. Il carico alare è una cosa di cui si parla sempre, ma bisogna saperlo interpretare. Quando ci si propone voli, secondo me, tranquillamente fino a 300 km, si può ragionare serenamente di volare vuoti, perché la velocità media ha un'incidenza nulla, potete andare piano finché volete, perché se fate 50 di media per 6 ore avete fatto 300 km, 50 di media è veramente una media molto pacata. Si può volare vuoti anche fino a 500 km, dove la media comunque è sempre ragionevolissima. Facciamo un esempio: per fare 500 km, 6 per 8, 48, 60 di media per 8 ore,
almeno qui da noi non è facile averle, sarebbe 80 di media per 6 ore, ma 80 di media è già un passo snello, un compromesso, 70 di media per 7 ore, 7 per 7 fa 49, ci si sta. 70 di media si fanno serenamente anche con un caricolare nullo, cioè senza zavorra. È chiaro che chi si propone di fare voli di distanze superiori è costretto a sveltire il passo, perché sennò la giornata finisce. E chi ha queste ambizioni, chi è ormai alle porte di fare voli di questa portata, è costretto a occuparsi del caricolare, che è in funzione della propria macchina, perché sono macchine che portano molto meno acqua, le macchine più vecchie che la portano un pochino meno. Comunque bisogna documentarsi su questo aspetto, perché il caricolare vi regala dei chilometri orari di velocità senza spendere niente, se non un po' di fatica mentale. Normalmente quando si comincia a caricare si ha l'angoscia di non riuscire a salire. Non è vero? Soprattutto a bassi carichi, che potrebbe essere un 40-42, mentre voi con gli alianti volti volate a 33-35, se vai a 40-42 di carico, quindi 60 litri, non mi senti neanche, ma poi in velocità, se tu guardi la polare, hai guadagnato 15-20 km senza perdere un centimetro. Questa è matematica, non è inventata io. Se guardi la polare e il tuo aliante lo guardi a, esageriamo, con gli alianti moderni, questi missili di adesso che vanno a 60 di carico, guadagni 30 km alla stessa caduta. Questi concetti qua di polare e di interpretazione dei dati sono interessanti, non sono vitali per fare dei voli di distanza, ma ci si rende conto di come la macchina può cambiare. Se pensate che guadagnate 30 km all'ora di velocità alla stessa caduta, l'efficienza non cambia, ma tutto trasla in avanti. Che l'efficienza non cambia può essere fasullo. Se voi siete contro vento e avete 30 km di vento contro, ma avete quel caricolare, voi avete la stessa efficienza di quando non c'è vento. Un'altra storia, eh? Se tu sei vuoto e hai quel 30 km di vento in faccia, remi come un disperato, probabilmente perdi 5 punti. Quindi anche il fatto che l'efficienza non cambia è da interpretare con la condizione meteorologica, stiamo parlando di situazioni estreme con carichi molto alti per guadagnare 30 km di velocità. Comunque, se uno si propone dei voli superiori a 500 km, deve cominciare a scontrarsi con mettere quei 50-60 litri, o comunque entrare nella mentalità di guadagnare qualcosina in velocità, anche come interpretazione meteorologica, anche come pilotaggio, eccetera. Non può più permettersi di perdere tempo come uno che deve fare i 300 e può andare a 50 di media, che fa tutte le termiche fino all'ultimo pezzettino, poi si guarda intorno per 5 minuti e poi finalmente, quando è convinto, va, fa 50 di media e chiude. Se vuoi fare 500 non è già così, se vuoi fare 500 è molto diverso. Qualsiasi volo, anche i 50, è un volo impegnativo quando è commisurato all'esperienza del pilota e alla macchina che si utilizza. Io non voglio parlare di voli chissà che cosa, ecco, i 50 km se li fai con un K6 in una giornata mediocre è un volo difficilissimo, quindi un volo sportivo non è necessariamente una quantità di chilometri importanti. Un volo sportivo è un volo che vi costa impegno, anche se andiamo a correre per conto nostro. Chiunque di noi può andare a fare un po' di corsa e non è un maratoneta, nessuno di noi che adesso è un maratoneta, ma nel momento in cui ti costa un po' di fatica stai facendo lo sport. Ognuno col proprio passo, ognuno con la propria età, ognuno con il proprio tipo di aliante, è tutto proporzionale. Quindi anche i 50 km possono essere complicati. A maggior ragione sappiamo che i voli più importanti, se non ci prepariamo un pochino, saranno veramente difficili da riuscire a realizzare. Quindi, per lo stesso motivo, un pilota che ha tantissimi anni di esperienza, che vola con un aliante performante,
ma vola intorno al campo un pilota che vola da 20 anni, che ha un aliante che cammina e gira nel cuore del campo, non sta facendo esplorazione, non sta crescendo, non si sta mettendo nella condizione di imparare qualcosa di un po' più difficile, sta facendo una cosa assolutamente, si sta dedicando al pilotaggio. Perché se hai un aliante che ha 50 di efficienza, voli da 20 anni e stai nel cono del campo, fai del pilotaggio, non fai del volo a vela. Perché in qualunque momento tu decida di rientrare, sei 500 metri sopra la planata e fai tic, fine. Sei nella condizione mentale di dire io posso rinunciare in qualsiasi momento. Quando sei per strada non è così. Tu stai facendo una cosa che è fuori dalla tua planata. Cioè, la planata su un altro campo. Ma non puoi rinunciare, salvo crearti un disagio logistico pazzesco, perché se atterri a Pabullo sei atterrato, ma poi devi tornare a casa, cioè, tutto quello che ne comporta è scontato. Quindi un pilota che non fa esplorazione, un pilota che non cresce, perché continua a fare le stesse cose che ha fatto per 20 anni con un aliante più bello, ma non sta imparando niente, sta facendo sempre quella cosa che io ne ho visti. Gente che aveva Ventus 18 col motore e non usciva dal cono del campo, dalla planata del campo. La planata del campo è una cosa subdola, perché dice oggi sono andato a Mondovì. Ah, ok, com'era la giornata? Ah, c'era la 2008 in pianura, c'è nel cono del campo. C'è a Mondovì, ma è la planata su Novi. Potrei dirvi siete a Mondovì, ma siete sulla planata di Voghera. Allora non hai sperimentato niente, perché hai solo avuto la fortuna di provare una giornata meteorologicamente straordinaria che ha portato la base cumulo talmente alta, talmente distante dal campo, che la retta che congiunge la base cumulo ti porta sempre a casa. Sperimentazione zero. Perché in una giornata con il 2008 probabilmente dovevi andare al Colle della Maddalena e forse entrare in Francia. Se non l'hai fatto, sei infinitamente colpevole, perché la giornata era straordinaria, ovvero un'altra giornata così forse la ritrovi fra 3 anni e più l'hai buttata nel cestino. Pensate a questa cosa lì. Quando c'è una giornata atomica e voi fate un volaccio, perché se in una giornata mediocre facciamo un volaccio, di giornate mediocre ce ne sono quante ne vogliamo. Invece se c'è la giornata col plafond altissimo, bellissimo, con i cumuli scritti, con tutti i parametri che sono quelli della giornata teorica del regalo di Natale, e noi facciamo un volo scadente, abbiamo buttato un'opportunità che si ripete una volta all'anno, 2 volte all'anno. Magari la seconda volta nell'anno è di mercoledì e quindi noi siamo tutti a fare i buchi nel ferro e quindi la buttiamo via per altri motivi. Per cui quando è il giornatone devo essere pronto. Cioè, se vedo il cielo che è quello spaziale, la previsione spaziale, io sono pronto. Perché quella giornata lì non la voglio sprecare, perché può essere la ciliegina sulla torta di quella stagione. E non dipende da noi. Certo, se uno abita in Texas e ha tutti i giorni cumuli a 4.500 è un'altra storia. Ma noi viviamo nel pollaio del volavela del mondo, che è la pianura padana, e quindi quel poco che ci regala cerchiamo di prenderlo. Questo l'ho già detto prima, che se superi certi chilometraggi poi implica anche un incremento della velocità media. Dobbiamo sveltire il nostro passo, se la giornata finisce e non abbiamo chiuso. Qui ho scritto la notevole differenza tra un tema libero, un tema prefissato e le insegne. Sono tre cose un po' diverse. Il tema libero è io vado dove il cielo è bello, lo vedo bello e vado lì, dove io ritengo che ci sia l'energia. E questo mi dà la grossa agevolazione che vado dove vedo i cumuli, dove ritengo che sia più veloce e più facile volare. Se tu invece hai dato un tema prefissato, ovvero hai battezzato un pilone e vuoi fare i 300 Salso Maggiore Alba e devi andare a Salso Maggiore, ma i cumuli belli sono 15 km più a sud, fare Salso Maggiore diventa... fare i 300 sotto quei cumuli belli una banalità, andare a fare quel punto lì, quel giorno lì, è una complicazione. Ed è il motivo per cui le insegne fai sono tutte dichiarate,
tu devi dare il tema prima, dare il pilone prima, e quindi devi essere anche un bravo meteorologo, anche un po' fortunato, che ci sia il cervello sul pilone, se no è una complicazione. Volevo solo segnalarvi la differenza, fare un tema libero come adesso su OLC, parti se il cielo è bello, in che direzione? Là. Tanto io non ho un pilone fisso e vado dove è bello. È molto facile, fate dei chilometri quando il cielo è bello. È la storia della checklist prima, perché torniamo indietro? Se il cielo è bello, non torniamo indietro, è presto, non ho problemi di atterraggio, non sono stanco, il cielo è bellissimo e torno indietro. Perché? Non lo so. Mistero. Questa checklist facciamola, il cielo è bellissimo, la terrabilità c'è, sono le due e faccio ancora un'oretta. Ma la ragione, faccio un'oretta, non è che faccio diciamo, un'oretta ce l'ho, poi alle tre ce l'ho. E questo invece solamente non viene fatto, è un peccato, perché una parte di giornata viene cestinata e quel pilota lì gli succede che alle 5 è sul campo. Dovevo tornare alle 6 e mezza, ho bruciato un'ora e mezza. Un'ora e mezza a 60 di media sono 90 km. Che è consapevole avrebbe potuto fare con facilità, senza inventare niente di... tutto nei suoi parametri per altri 90 km. Ma ha sbagliato i tempi e quindi è rimasto frenato di una parte. Le insegne sono percorsi prefissati e quindi come tali un pochino più complicati. Se sono temi corti è abbastanza facile riuscire a beccare il pilone e poi a perseguirlo. Quando invece comincia a fare dei voli molto lunghi ci vuole la fortuna che la meteorologia, la previsione meteo sia azzeccata, perché se no tu dai un pilone a nocera umbra e poi è buono 30 km più a est e tu a nocera umbra non ci vai. Quindi... niente, non è considerazione così superficiale nel dire sappiamo che ci sono delle differenze. È chiaro che all'inizio si cerca di perseguire i chilometri col tema libero perché ci andiamo dove ci piace, dove siamo anche confidenti, dove c'è la terrabilità che ci interessa, dove c'è tutte le cose che vanno bene per noi. Lo step successivo è più difficile sia dal punto di vista previsionale perché devi essere in grado con i siti eccetera di azzeccare il pilone nel posto giusto, sia perché poi per seguire un punto specifico è più complicato. La preparazione inizia con lo studio del territorio sul quale si vuole svolgere il nostro percorso. Possiamo prendere come riferimento un volo appenninico perché è quello di riferimento per i nostri aeroporti, quindi se farò qualche riferimento a qualche volo lo facciamo sulla nostra zona, perché non bisogna andare a parlare di chissà dove, se noi vogliamo qua. La preparazione del territorio è importantissima, perché come dicevamo prima, poco fa con gli altri, se non conosco neanche le distanze, se non so quanta distanza tra eccetera, l'esima e il maggiorasca, e mi rimane un punto interrogativo e lo vedo là in fondo e dico, mi gira come lontano. Quanto è lontano? Lo sai o non lo sai? Perché se non lo sai, non hai un dato, hai un'impressione. L'impressione come tale è molto vulnerabile da delle stupidaggini. Vi faccio un esempio. In una giornata di foschia è tutto molto più lontano. In una giornata terza è tutto relativamente vicino. Non è né più vicino né più lontano. È tot chilometri, punto. Questa preparazione è banale. L'ho fatta su un foglietto per avere un esempio. Proprio relativo al nostro. E nel mettere le distanze, che adesso vi descrivo, ho messo anche le quote dei monti di riferimento. Così abbiamo anche la consapevolezza se stiamo volando in salita o in discesa, perché se voi siete all'esima e dovete andare a Rocca Sudella, la planata ce l'avete in tasca perché andate verso il basso. Ma quando invece si vola verso l'alto, le cose si complicano. Se tu vedi la Rocca Sudella al pedice, devi volare in salita, che è molto più faticoso, a meno che il cielo non ci aiuti in maniera significativa. Ad esempio, dall'esima al maggiorasca, l'esima è 1.700, il maggiorasca è 1.800, ci sono 24 km, non di più o di meno, ci sono 24 km. Acquisiamo questo dato. Poi ragioniamo su questo passaggio. Io vorrei andare a maggiorasca, ok? Quando sono all'esima devo fare 24 km. Okay. Allora, a che quota devo lasciare l'esima che è 1.700 per andare su una montagna che è 1.800
è che è 24 km di distanza. Questa è matematica. Questa matematica verrà influenzata da quanto vento c'è, e poi tutta ancora da rivedere ed eventualmente correggere, ma se non abbiamo una minima base di dati sui quali costruire la nostra planata di trasferimento, per noi sarà emotivamente una cosa di andare dall'altra parte delle colonne d'Ercole. Su 24 km. Se hai un K6 è una rogna bestiale, se hai un IQ4 perdi 100 metri. Allora, valutiamo, vediamo che aliante abbiamo, vediamo che quota si fa quel giorno lì e poi sappiamo che dobbiamo fare 24 km. A efficienza 30 fai 30 km con 1000 metri. Vogliamo dare efficienza 30 perché comprendiamo anche gli alianti non di primissima fascia. Quindi vuol dire che per farne 24 ce ne basteranno 800. Ma se non troviamo proprio niente per strada, quindi 800, ma ce ne ciula 100 anche la cresta, perché è 100 metri più alta, quindi ce ne servono 900. Allora, che quota devo, la domanda è, che quota devo andare via dall'esima per arrivare a Maggiorlasca, una quota che a me è sufficiente per essere sereno? Non so. Quindi dovete dire voi, qual è la quota alla quale se la mangio l'asca tu sei sereno? Non lo sapete. 2005, un po' di più. No, allora noi riusciamo a giocare. Perché se mi servono 900 metri per attraversare oppure arrivare al 2005, io ti dico già che qua dovresti avere 3.000 quota. Fuori dei giochi. No, per arrivare all'asca, vuoi tornare anche indietro. Vedi che ci stiamo già impantanando sulla matematica, ma è dove volevo arrivare, la mia è una domanda provocatoria. Se tu arrivare là a 2005, non tornerai mai la giornata che qua c'è 3004, veramente una volta gli iniziali. Quindi dobbiamo abbassare le nostre pretese. Se partiamo da qui a 3000, che non è già difficile, ma abbiamo per assodato come primo step di partire a 3000, facendo il calcolo della serra che abbiamo fatto noi, arriviamo là a 2100. Ok, allora, cosa succede quando io sono a 2100 a Maggiorlasca? Lo guardo sulla carta. Che cosa ho implanato? Ho ampiamente un piano. Ma veramente, ampiamente. Avevo un piano con 1000 metri, 1200 metri. Ma se tu non fai queste considerazioni con lo strumento che ti dà la planata la distanza, e vai così a braccio e sei all'esima a 3000, dici, faccio Maggiorlasca dall'altra parte della curvatura terrestre. Arrivi a Maggiorlasca 2100, forse 2002, forse 2000. Diamogli il 10% di variabile, un pelo di discendenza, un pelo di importanza, quello fuori. Ma siamo lì. Allora, io devo dire, io arrivo lì a 2000. Quando sono lì a 2000, cosa faccio? Se aggancio, posso tornare indietro o avrò un altro progetto, se non aggancio vado con piano. Fine del discorso. Siamo serenissimi. Abbiamo risolto tutti i nostri problemi con la matematica. Se a Lubiana, no? Beh, a Lubiana e a Terri. Mi metto di... Lubiana o Bragnano? Rubiano. Con 2000 metri. 2000 metri a Maggiorlasca. No, ve lo dico prima, ve lo dico subito. Che il Maggiorlasca è 1.800, Rubiano è 250 metri. Scritto qui, dovreste scrivere anche voi. Per quelle cose che mi scrivo io, a maggior ragione, dovreste scrivere anche voi. Rubiano è 250 metri e sono 44 chilometri. Quindi, con la planata 30 che abbiamo detto prima, 45 chilometri li fareste con 1.500, ma noi ne abbiamo 2.000. Fine del problema. Abbiamo rasserenato e sappiamo già prima cosa facciamo. 3.000, 2.100, agganciamo, fantastico. Non agganciamo, rubiamo 44 km e arriviamo con 500 metri. Questo è il conto banalissimo. Ma attenzione, se in questi 44 km non agganciamo niente, è una sfiga che non finisce più, perché agganciamo sempre. Noi arriviamo a 2.100 e entriamo si accende la spia della riserva, andiamo verso la terrabilità. Ma in questo trasferimento di 44 km di colline verso la terrabilità mi mangio un gatto se non riusciamo a trovare un metro al secondo. Lo troveremo di sicuro. E quindi siamo ancora in gioco. Volendo comunque puoi anche tornare dal ballo. Volendo puoi anche tornare dal ballo. Ma dato che il nostro obiettivo è andare avanti, perché
è presto, non vogliamo tornare indietro. Io voglio metterli la pulce dell'orecchio e dire andiamo verso Lubiana e strada facendo agganciamo, così continueremo verso est. Però è difficile, cioè, ci sei una giornata che mi ha portato a quella quota lì sull'Esmo, poi non esiste. Cioè, non esiste tutta una planata, non esiste. Sono le 11 del mattino e allora c'era una prima pompata, poi per un'ora non c'è più niente, ma se sono l'una e mezza non esiste. Lo dicevo lì prima, noi si vola qui da 35 anni, 40 anni, avanti indietro, avanti indietro, avanti indietro, con plafond alti, con plafond bassi, col vetro da su, col vetro da là, con il... ma io non sono mai atterrato. Non è che perché sono bravo, perché di energia un pochino c'è sempre. Se quando ti serve, forse ci vuole un po' di interpretazione tattica nel sapersi accontentare quando c'è lo 0,8 e dire ok, adesso mi metto in tasca 300 metri prima di fare il prossimo saltino. Ma dato che il principiante si trova lo 0,8, si lecca la punta delle dita perché girate qualsiasi cosa, giustamente, non c'è problema. Un pochino di energia c'è sempre. Se sei nella fascia di orario di lavoro, dall'una alle 5 ed è una giornata decorosa, il metrino lo troveremo. Quindi quei 44 chilometri di trasferimento verso una terrabilità agganciamo sicuro. Poi, a maggior ragione, se è una giornata con i cumuli, cioè scritta, non blu, se è blu lasciamo perdere. Se noi dobbiamo fare i primi voli di distanza li facciamo quando tutto ci agevola, non quando tutto ci penalizza. Quindi se è blu, non ci sono i cumuli, facciamo un voletto che abbiamo fatto come la domenica precedente, stiamo un po' in campagna. Ma io vi stimolo a fare il bel volo quando c'è il bel cielo, ne abbiamo parlato prima. Quando c'è il 2008 a Mondovì, dove vai? Ad Acqui, hai buttato via la giornata, hai buttato via il giorno della stagione. Quindi se ci sono i cumuli andremo al cumulo, probabilmente sul Pelpi ci sarà il cumulo e probabilmente sul Molinatico ci sarà il cumulo. Se ci sono i cumuli e noi abbiamo ancora la planata su Rubiano, non è il problema. Il problema è solamente quello che noi vediamo e non ci piace. È sempre questo che va a erodere la nostra voglia di andare avanti e ci insinua la voglia di tornare indietro. Allora noi prendiamo il ciclista e diciamo c'è questo problema? No, c'è quest'altro? No, c'è quest'altro? No, sono basso? No, vado avanti. Ho tempo? Sì, vado avanti con un uomo. Discorso di problema. Quindi la preparazione dei chilometri, proprio scritta, io ho scritto. Io mi faccio dei foglietti dove ho... sono appunti che ho tirato fuori così. E ho messo la montagna, l'altezza della montagna, per cui capisco se vado in salita o vado in discesa, la distanza misurata su CU e la terrabilità di riferimento, cioè quando arrivo lì, qual è la mia terrabilità di riferimento? Quella là. Per cui quando arrivo lì, nel computer devo avere quel campo là, non devo inventare niente, cioè non me lo sono scritto prima di partire. Sono un foglietto dove mi sono scritto le cose che mi servono, perché poi il carico di lavoro in volo è quello che ci complica la vita. Se dobbiamo fare tante cose quando siamo in difficoltà, è un aggravante. Invece se noi sappiamo già che cosa ci interessa sapere, ce l'abbiamo scritto a casa la sera sul divano dove siamo rilassatissimi e il maggior maschio sembra vicinissimo. Questo non sono le tavole di... Ne ha scritto un deficiente e io ho trovato che questo mi aiuta. Non ho la presunzione che sia la soluzione di tutti i problemi. È una cosa molto banale che la maggior parte della gente all'inizio non fa e poi dice ma chissà quanto è distante. Non è che chissà quanto, se l'hai misurato a casa lo sai quanto è distante. Però se chiedi, io da noi lo faccio perché sono un piccoglione, per cui hanno confidenza e dico, ma non sai come è messa la cresta del Giarolo Ebro?
vengono fuori degli orientamenti incredibili. No, e no, se lo sai, no. Ma tu come fai a saperlo? Ho aperto la cartina del Touring Club. Guardi come è messa a est e vedi che è messa a nord, sud. E quindi se c'è il vento da est, so dove devo andare ad agganciare. Se non so come è messa la cresta, so che c'è il vento da est, ma non so dove picchia. Stupidaggine. Quindi quei dettagli lì sono macchinosi da studiare, ci vuole un po' di tempo, ma se uno ha passione per ottenere il risultato, avrà la passione per inseguirlo nella maniera che lo agevola di più. Ho messo questi punti perché poi avevo fatto un temino di riferimento. Penice succiso bobbio, tobbio, bobbio, voghera. Sono 280 km, è quasi un 300, poi se uno allunga un pochino con un 300, andando all'inizio della catena, poi al tobbio, dove è la Vita Novi, Tortona, Voghera, eccetera, poi tornare a Bobbio per fare l'allunghino, da Bobbio in una bella giornata, era tornata su casa. Ho messo nella prima riga i chilometri relativi, 85, 105, 55, 35, che sono i lati, poi i chilometri complessivi, che sono la somma dei lati precedenti, quindi 85, 190, 245, 280, le ore di riferimento alle quali devo avere essa sul pilone, perché così so se sono in tabella di marcia, se sono indietro di 1000 ore, o se sono in anticipo, quindi posso anche andare cauto e giocarmela bene, e poi la media necessaria per fare quei lati lì. È chiaro che nell'ultimo lato Bobbio Voghera ho messo 70, ma in realtà saranno 100, almeno 100, perché volate a 100 all'ora e siete in planata finale. Ma ho voluto essere super conservativo anche in quello, e vedete che le medie sono veramente bassissime, soprattutto sul primo lato, che è quello battutino, quindi con la giornata magari un pochino acerba, 50 di media, per andare fino a Succiso, che comporta l'attraversamento della Val d'Italia in andata, quindi sarete molto cauti. E farete le cose con assoluta calma, lo potete fare perché c'è 50 di media e poi le altre 60-65 sono comunque medie, e fate 300 km di cui la parte in montagna, un volo interessante. Che giornata presuppone un volo così? Se è la prima volta che lo facciamo, quei 3000, magari se siamo un pochino più rampanti, 2008, che si trova, se la giornata dura 8-3000, si trova. Se al 2008-3000 andiamo a Bobbio, giornata nel cestino, l'abbiamo buttata via. Sono severo nel dirlo, nel senso che è la realtà dei fatti. Abbiamo avuto una grossa opportunità meteorologica e non l'abbiamo ottimizzata. Adesso ne siamo consapevoli. Perché questo temino qui è assolutamente perseguibile in atterrabilità, perché se voi guardate le scritte sopra ci sono le atterrabilità di riferimento su quel trattino lì, che è sempre nel cono di Rubiano, tolto all'inizio, dove ho anche messo Bardi, che non è una cosa su cui farci troppo conto, nel senso, non so qual è il vostro bagaglio tecnico nel metterlo per terra, è un campo molto piccolo, quindi se non avete le idee chiare sul metro in uno spazio piccolo, non ritenetelo un'opzione. La vostra opzione sarà sempre Rubiano. E poi quando si passa dall'altra parte abbiamo Cavola, che è una pista abbastanza lunga, 450 metri, poi Novi, Tortona Voghera, poi chiesa per la finale. Quindi non avete tratti ostici. Tema, secondo me, fattibile. Era solo un esempio. Poi con consiglio in mano, io quando sogno la sera, che guardo quello che potrei fare, se fossi bravo, guardo le cartine, cerco di trovarmi dei percorsi che siano più convenienti, perché poi ci sono dei percorsi che sono perseguibili e dei percorsi che non sono perseguibili. Se voi mi dite voglio fare i 300 e voglio fare il pilone in vie e ritorno, fatica di Subana per attraversare la pianura di Cuneo a 1000 metri in secca con lo 06,
ti vuoi proprio cercare un tema complicato, probabilmente ti rasserena perché è molto atterrabile, ma se vuoi divertirti non è cosa. Se poi lo fai nella stagione calda, lo fai in secca a 50 gradi, di qui c'è il Cuneo 2008, non ha senso. Quindi sono temi perseguibili, temi che, nei quali ti complichi la vita da solo. Quindi la preparazione inizia con la carta, l'abbiamo detto, abbiamo approfondito abbastanza. Se avete qualche domanda, io mi fermo anche un attimo volentieri. Ecco, tu dici che torniamo indietro sempre troppo presto. No. Però in base a che cosa lo decidi? Ovviamente alla giornata, però cos'è che ti fa scattare? No, adesso basta. Il tempo. Quando sono in palla, la giornata è bella e sto volando con serenità perché il cielo me lo consente, eccetera, guardo la media che ho fatto in andata, mi tengo mezz'ora di buono perché magari al ritorno mi va storto qualcosina, e quando è ora dico spasso, se no non chiudiamo, cioè, non torniamo a casa. Quindi se tutti gli altri parametri sono fortunati, fondamentalmente stai qui. Vado avanti. Io sono un mediocrissimo meteorologo, per cui i siti che uso sono gli amici che se ne occupano meglio di me, i telefoni gli chiedo un consiglio, e poi Top Meteo, che è quello proprio per i bambini, perché il figlio del tedesco colora la cartina, io riesco a distinguere l'arancione dal verde e mi faccio un'idea. Io uso Top Meteo, però dato che ormai sono tutti bravissimi a seguire sarti piuttosto che i parapente, eccetera, cioè, ce ne sono. Sì, sento anche gli amici che guardano anche gli altri, poi faccio una miscela. A volte sono affidabili, a volte meno. Purtroppo hai fatto una domanda che mi stimola una breve chiacchierata. Purtroppo la previsione meteo è quella che ci dall'input per far partire il treno. E se la previsione meteo è molto bella, io mi attivo per poter volare. Adesso lasciamo stare se posso farlo, se non posso farlo, ma mentalmente vorrei volare. Ipotizziamo che sia sabato, che è la giornata migliore, perché poi la domenica abbiamo ancora una giornata di margine di tempo per poter rimediare dei pasticci logistici, eccetera. Quindi il sabato è la giornata perfetta. Ipotizziamo che la meteo ci dà una meteo interessantissima. Io mi attivo al venerdì sera, sono già eccitatissimo, agitatissimo, preparo un capo alle 7:30, tutto pronto, e boom, partiamo. E poi era sbagliata. Però d'altronde qual è l'alternativa? Che ti dà una meteo bellissima, tu non ti prepari perché dici tanto mi freghi, poi è bellissima e tu sei fregato perché non ti sei preparato. E quindi purtroppo la meteo è quello che fa scattare l'interesse sulla giornata. Come a volte la sbagliano al contrario, ti danno una giornata così, poi vedi che alle 11 dici no, se l'avessi saputo mi sbattevo. Siamo già avvantaggiati perché questi siti adesso, una volta le generazioni di volumisti precedenti avevano zero e quindi io ero sempre sul pezzo aspettare che fosse buono, oppure avere fortuna di beccare quella giusta. Noi siamo già un po' agevolati che perlomeno una scrematura la fanno, non la azzeccano sempre, ma un pochino ci attaccano. Qualche delusione te la becchi perché ti danno che è buono fino al Congo, invece quando arrivi al Giavolo sei già ricca a Ravani come un disperato, a parte del gioco. Il nostro... Livello di vento invece, per andare verso Bianca, vento. Qual è la condizione migliore? Qual è la migliore? No, io a un principiante consiglio sempre di fare dei tentativi di sperimentazione quando c'è vento forte. Cominciamo a imparare a fare le cose. Il vento è un insidio. Io poi a me non piace il vento. Ci sono piloti che lo adorano, Ugo Pavesi, uno su tutti, Alberto Sironi, maestro del vento, Jean-Marie Clermont, piuttosto che Holman. Io il vento non l'ho mai amato.
Il vento non l'ho mai amato e sono andato a scavare sulle motivazioni, perché io prima di volare agli altri volavo in delta plano, quindi eravamo estremamente vulnerabili al vento forte e ho volato in alcune giornate con un po' di vento e mi ricordo che ero molto spaventato e un po' me lo sono trascinato dietro fino agli altri, invece dove la macchina è in grado di compensare venti anche estremamente importanti. Non mi è mai piaciuto, perché qui da noi il vento non c'è mai, quando c'è è quello da sud, è sbagliato, quindi è una porcheria. Se vivi in un posto, non è che ti abitui a volare in quella meteo. Certo, se uno abita sulle Alpi, vola abitualmente col vento, entra in sintonia. Io sulle Alpi ci volo, ci ho volato in maniera occasionale, quindi il vento non è entrato nel mio bagaglio delle preferenze. Preferisco volare di gran lunga in termica, a meno che non parliamo di vento reattivo. Allora, il vento reattivo è un capitolo a sé, perché hai un vento molto più costante, non hai tutte le turbulenze relative di discendenza che hai sulle Alpi, perché il vento arriva, correggimi se dico qualche fesseria, arriva in maniera molto laminare, molto uniforme dal mare, non ha ostacoli orografici importanti, e in più le montagne reattive sono molto più aerodinamiche, molto più costanti e molto più lineari. Quindi volare col vento Rieti è bellissimo, ma è infinitamente più facile sulle Alpi. Puoi salire 10 metri al secondo, ma puoi anche scendere 12, è un volare complesso. Non mi dilungherei su questo aspetto che non riguarda il nostro territorio. In linea però, generale, se permetti, magari dove ci sia mente forte, diciamo, per seguire gli Appennini, se uno vuole andare verso la direzione ci vuole. C'è da capire se arriva più, diciamo, da sud, quindi dal mare, piuttosto che arriva da dove arriva, da che parte volare, meglio volare. Da dove arriva è sempre fondamentale saperlo. Un pilota quando è in volo deve sapere dove viene il vento. Ed è più difficile saperlo quando è molto debole, perché quando è molto debole anche sia gli strumenti che la nostra percezione, quando il vento è forte lo capisci da dove viene. Quando c'è 7 km di vento è difficile da capire, ma può comunque influenzare la situazione meteo. Però c'è questo da dire, che se il cielo è scritto e ci sono i cumuli o le convergenze, eccetera, ma è una cosa leggibile, da lì interpreti anche come si sta muovendo l'aria, perché se si muove molto blandamente non possiamo chiamarlo vento, sarà una brezza, 10 km all'ora. Conzati diceva 20 km minimo per considerare vento. Sì. Infatti lo Conzati... ricordi, Franco ci dà un numero di riferimento. I maestri parlavano minimo 20 km all'ora per parlare di vento. Certo, se no è una brezzolina. E la brezza per certi versi è più insidiosa, perché è più vulnerabile al cambiamento orografico. Quindi se vai in Val di Taro con 10 km di vento può fare dei giri diversi, perché mi senti del mare da quanto sono basse le colline rispetto alla Spezia, e per cui si può incanalare in maniera differente da una valle precedente dove la situazione orografica è diversa. Però se il cielo è scritto, diciamo che già dai cumuli o dalle barbe riesci a capire come si muove l'aria. È importantissimo non sbagliare l'interpretazione del vento, in qualunque modo, anche quando è debole, che è più difficile. Io tante volte mi confronto con gli altri, perché questi strumenti che abbiamo è come le previsioni, si azzeccano abbastanza, ma non sono affidabili al 100%, e allora se tu chiedi a lui che vento ha lui, che vento hai tu, siete relativamente vicini, perché è chiaro che se uno è da un'altra parte può rilevare una cosa diversa. Se siete abbastanza vicini e il vento che vi danno i vostri due strumenti sono abbastanza allineati, è già una statistica. Se invece tu leggi uno strumento solo, potrebbe anche non essere così forte. Dalla tua esperienza di volo, che hai sempre fatto, diciamo, per le zone lì, tolte le giornate eccezionali, normalmente che vento ci si può aspettare? Se c'è una bava da nord, è sempre l'aria giusta, perché è una massa d'aria fresca e non risente del mare, anzi ti tiene ammucchiato, anzi se sei fortunato fa anche la convergenza. Se c'è una bava da sud,
mediamente è una giornata non eccellente. Calcola che su questo territorio qui noi non abbiamo appoggio, non possiamo mai volare appoggiate al costone perché sono estremamente disordinati come organizzazione orografica e poi comunque dovremmo andare a volare ad una quota dove la terrabilità diventa veramente problematica. E quindi noi in Appennino vogliamo o in termica o in convergenza. Quando c'è la convergenza è la giornata e il giorno. Quando c'è quel cielo lì è bellissimo, è divertentissimo ed è facilissimo. Quindi se uno la interpreta e comincia timidamente a galopparla, i primi chilometri li fai con cautela per capire un po' più dentro, un po' più fuori. Poi vedi che lei continua e lì prendi fiducia e poi fare un volo veramente interessante perché la convergenza da noi c'è sovente, non è una cosa occasionale, dato che siamo relativamente vicini al mare, le masse d'aria lavorano sovente in questo senso, soprattutto in catena, tante volte vedete le barbe e quando sono le barbe ci sono due masse d'aria che si toccano, poi se lavorano tanto o poco i valori, ci sono situazioni di prezzo con un valore molto intenso che ti permette di sviluppare anche un po' di velocità, ma a volte ci si accontenta di valori di salita più blandi, ma sono continuativi, quindi è comunque un vantaggio enorme. Voi sapete che il vostro variante cade 0,6, grosso modo. Se voi avete 0,6 di netto, la vostra planata è infinita. Se voi avete 0,3 di netto positivo, avete guadagnato il 50% di efficienza. Queste cose qui, che fanno parte di nuovo di quella tabellina numerica che ho esposto prima, sono cose da considerare. Come una piccola variazione dell'aria può incidere pesantemente sulla macchina. Se voi avete 0,5 negativo, avete l'efficienza di una nuova stoviglia, ma anche con l'aliante più bello del mondo. Perché se tu gli raddoppi la caduta, ipotizziamo uno 0,6 di netto negativo, gli hai raddoppiato la caduta, gli hai dimezzato l'efficienza. Che se hai un aliante, diciamo, non di prima fascia, plana a 35, 36, un livello, plani 18. Quando plani 18 le cose vanno male. E stiamo parlando di un'aria che scende 0,6, non del sottovento della roccia melone. Una piccola discendenza, ma se è reiterata nel tempo può dare un danno veramente importante. Devi attraversare una valle e trovi un netto negativo così, perdi un sacco di quote, dici cavolo, pensavo di creare 500 metri e passi 1000. Sì. Perché il tuo tasso di caduta era doppiato. Quindi questo cosa ci induce a pensare? Che quando planate, mentre è un'interpretazione diffusa che devo stare concentratissimo in salita perché così salgo bene, sì. Io sto concentratissimo in planata perché cerco di spendere il meno possibile di quello che ho faticosamente guadagnato prima. E quindi il netto, per chi ha uno strumento moderno, ma ormai ce l'hanno quasi tutti, è la cosa più importante del mondo quando planate, perché se voi planate in un'area leggermente positiva avrete una soddisfazione grossissima. Se volate in un'area leggermente negativa state sprecando tutto quello che avete faticosamente guadagnato nella termica precedente. È vietato planare così, pedestramente, tanto adesso vado di plano. Può essere un danno importante, perché se plani 18 invece che 36, le cose cambiano. Fate un triangolino banale di quanti chilometri fate con la quota che vi ha dato il cumulo precedente, planando il 18 al 36, ma calcolate che andando su considerazioni all'estremo opposto, prendete un aliante che plana a 60, gli date 0,6 di caduta e questo plana a 30, è una catastrofe. C'è un baraccone come quello che avevo io, se plana 30, tutto quello che è sotto è inatterrabile. Per cui stai andando giù come un sasso perché c'è lo 0,6 per un po' di tempo. Che fare? Che fare? Spostati perché l'aria in condizioni di volo termico, quindi come dicevamo prima, sotto i 20 km di vento, gli spostamenti orizzontali dell'aria sono piuttosto blandi.
e quindi sei in una situazione di volo termico, probabilmente hai beccato perfettamente la fascia sfigata, ma se ti sposti un pochino trovi subito meno 0,2, ma tra meno 0,2 e meno 0,6 cambia già il mondo. Se poi addirittura trovi più 0,2, respiri e riguadagni quello che hai preso nel tombino precedente. E dici, ah, adesso lo godo 110 e vado avanti per recuperare quei 100 metri che avevo buttato nel tombino così perché ho beccato questa roba. Se invece rimani passivo e ti dici, ah, continuo ad andare dritto, mi è capitato, perché poi quando voli tantissime ore, poi il bello fai del brutto, ti capita di tutto. Mi ricordo di essere andato fuori campo 50 metri dalla rete metallica dell'aeroporto perché ho beccato un netto negativo che era ancora alto, tipo 1000 metri. Dice, vabbè, adesso finisce, insisti, acceleri un po' perché devi toglierti dal negativo, il solfa ti dice vai un po' più forte, vai a 140, allora la caduta diventa significativa. Dice, adesso finisce. Poi quando sei a 500 metri, dici no, adesso cambio. Ma ormai sei talmente vicino che dici cambio, ma se cambio sono sicuro che non arrivo. Allora, alla fine, persegui come cambio. Se il netto persiste, spostati. Perché probabilmente con una deviazione di poco riesci a non avere un danno così grosso. Questo in situazioni di volo termico, quindi con brezze, dove non ci possono essere sottoventi rilevanti, perché sottovento rilevante c'è un vento forte, c'è una montagna, e se non sei riuscito a capire che lì è sottovento, hai fatto un grosso errore di interpretazione. Invece queste differenze termiche con piccole variazioni che diventano significative nella planata, ci puoi cascare dentro in maniera involontaria. Bisogna cercare di evitare il più possibile. La preparazione geografica si può fare oggi con tantissimi strumenti, la classica cartina che io suggerisco sempre, ce l'ho sempre a bordo, Google Earth, CUL, K8000, quello che più vi piace, utilizzatelo, ma abbiate la preparazione precedente, quel foglietto che aveva visto delle distanze, io l'ho fatto con CUL, ma potete farlo con qualunque cosa. Ritorno a dire, se non sapete qual è la distanza della prossima planata, come fate a programmarla? Può sembrare vicino, può sembrare lontano. L'occhio diventa attendibile quando metti centinaia di ore su quel territorio. Ma allora non è più l'occhio, è l'esperienza. Dici, ah, qui a 1800 sono già stato un sacco di volte e di là arrivo. Ma quando sei alle prime uscite, quando stai facendo un territorio nuovo, tutti fanno un territorio nuovo perché vai a volare in altri posti, eccetera, sapere dove vuoi andare, quanti chilometri è quella zampata lì e quanto è alta la montagna dopo, è una cosa che ti semplifica la vita. La puoi addirittura sistemare nel computer. Ad esempio il colle di Capanne di Cosano io ce l'ho nel computer, perché quando torno da est verso casa io so che ho una catena davanti dovendo tornare a nord, quindi ho un ostacolo geografico. Io ho il pilone lì, che è il punto più basso, che è 1500, e quando sono già al Maggiorasca decido se ce la faccio o no, perché il calcolatore mi dice che passo con 600 metri, poi se il cielo è ragionevolmente affidabile non ci sono problemi. Se lui mi dice che ho 50 metri su un colle che ha 25 km, sono sicuro che non passo, perché un po' di sfiga perché non la trovo e non passo. Allora, in funzione di questa considerazione, magari cambio la rotta e passo dal Penice piuttosto che dall'Esima. Perché se vado verso Capanne e sbaglio il colle, mi sono cercato una grana che non finisce più, devo poi tornare indietro, un sacco di quota, un sacco di tempo, con una modestissima atterrabilità sotto che non è per niente piacevole. Se invece faccio una deviazione e vado verso il Penice, probabilmente perdo un po' di tempo, ma comunque non ho ostacolo orografico e se non riesco a tornare a Novi posso comunque sicuramente arrivare a Novi. Se voi avete il punto che vi serve nel calcolatore potete fare queste considerazioni. Se non lo avete preparato e non ce l'avete, avete una marcia in meno perché non avete elementi su cui ragionare la prossima mossa. Il concetto è avere più nozioni possibile, poi sta a noi scremare quelle che ci interessano e quelle che non ci interessano, ma se siamo preparati possiamo fare delle valutazioni. Andare a braccio devi essere veramente bravissimo,
e comunque non è redditizio. Il Mulavera moderno non è fatto a braccio, probabilmente si faceva a braccio quando non c'era il GPS, quando non c'erano tanti strumenti, quando gli altri erano non a 60 di carico, allora ci si poteva muovere. Intervieni a Frankfurt, gli altri erano molto più leggeri, le efficienze erano più modeste, quindi veniva, diciamo, considerato il volo, ti teneva in considerazione di più la salita che non la planata, perché ma salivi molto bene perché eri molto leggero. Adesso è un po' cambiato, se si vuole rimanere coi tempi bisogna avere uno strumento che ci dica, un GPS, che la cresta è a 20 km, se la planata ci passi, se no fai una rotta alternativa. Se lo prevedi con la dovuta tempistica, ti togli anche dei problemi di serenità, perché non vai a intubarti in un posto poco atterrabile dove non ti divertirà niente. Vai verso una zona più volabile e più atterrabile, quindi a maggior ragione, l'altra possibilità è da scattare prima possibile, appena ce ne rendiamo conto con lo strumento. A occhio non lo capisci, quando sei a maggioranza capace di cosa lo vedi appena, non riesci a valutare se passi o no, è lo strumento che ci aiuta. Lo strumento ci aiuta tantissimo. E su questo io qui ho scritto una preparazione dello strumento della nostra aliante, come dell'aliante stesso, deve essere meticolosa. Mi è capitato di andare in giro con gente che non ha caricato il file per il volo che deve fare. Se fate il volo vostro, di Voghera, io ho sempre quello di nuovi perché quando volo a casa. Ma se vai a volare a Rieti, va bene, detto uomo, mettiti dentro il file di Rieti, perché sennò se continui ad avere il file di Voghera sei senza strumento, ma niente, cioè solamente il variometro, il netto e il vento, ma non hai nessun aiuto geografico. Quindi quel piccolo lavoro lì bisogna fare, aggiornare lo strumento per il volo che devi fare. Poi, al tempo stesso, se nel file capisci che un punto ti agevola, capanne di cosa, non voglio sapere se passo sul collo o no, la domenica successiva metto anche quel punto lì, nel mio file generale di PR. Quindi la preparazione dello strumento deve essere meticolosa e su questo vi invito a scambiarvi opinioni, dati tra di voi, perché poi è anche il gruppo che fa crescere il pilota. Se sei un gruppo dove tutti ci lavorano dietro, riesci sempre a prendere qualche cosa e a dare qualche cosa. Se sei in un gruppo di gente che non se ne occupa perché non ha passione, perché non gli interessa, ci si annulla reciprocamente. Io ho avuto la fortuna e anche un po' la tenacia di lavorare tantissimo con quelli bravissimi e tutte le volte impari qualcosa, perché vedi che fanno una cosa alla quale non avevi pensato o hanno messo un dato sul quale non avevi. Quindi i suggerimenti esterni sono un aiuto. Possiamo affermare che i parametri fondamentali per valutare la pianificazione di un volo sono le ore che vogliamo fare. Quindi quando ci proponiamo un volo di distanza, deve sapere quante ore vogliamo volare. Perché anche l'aspetto allenamento atletico incide su un pilota. Un pilota che agli inizi ne ho brevettato non può dire faccio 9 ore di volo, non ce la fa. Ma non ce la fa fisicamente, non ce la fa rimanere concentrato per tutto quel tempo. Cioè le implicazioni sono diverse, ci si arriva per gradi. Quindi se uno deve fare un temino da 150 km ed è agli inizi, sa che dovrà volare almeno 3-4 ore. Perché farà una media bassa, perché avrà un aliante di prima fascia, eccetera, eccetera. Ma comunque, la prima domanda è quante ore voglio volare? Quante ore sono allenato? Perché fare tante ore non è così banale. 3-4 ore sono sicuro che le fanno tutti, 5-6 lì, 8-9-10 pochi. Io l'ho visto anche con i passeggeri dopo un po' di ore sono scoppiati e ho due possibilità: o mi fa tornare a casa e poi lo uccido, oppure sviene e io finisco il volo che voglio fare. Però la gente non è allenata con la realtà. Quindi preparate un tema o un volo che sia consono al vostro capacità di allenamento. Quante ore abbiamo volabili?
quante ore abbiamo volabili dipende dal posto dove siamo, soprattutto dalla stagione. In primavera avremo giornate corte e quindi non potremo fare programmare 7 ore perché non ce l'abbiamo. Se facciamo i voli a luglio, agosto, possiamo provare anche a tirare le 9 ore. Però il tempo volabile incide pesantemente sul nostro tema, perché noi faremo una considerazione su qual è ipoteticamente la nostra media, e lo sappiamo perché i voli precedenti, sappiamo su quel territorio lì se facciamo 50, se facciamo 90. E in base a quello e alle ore della giornata diciamo ok, oggi posso fare un tema di 300, 350, ma non lo sbagliamo di tanto, perché poi la media è quella, le ore sono quelle. E quella è un'ipotesi se non facciamo il voraccio, poi se ci sta il voraccio tutto va a catafascio. Variano nei mesi con le ore di luce. La nostra velocità media di riferimento, che la conosciamo perché siamo noi che voliamo, io tutte le volte che volo vado a vedere su Siulio, volo, l'idea ce l'hai di quello che hai fatto su quel percorso, poi c'è la giornata molto più bella, quella molto più brutta, e avrai una forbice, ma non è che puoi inventarti di volare 30 km all'ora in più della giornata bella precedente. Ti stai raccontando una frottola, poi la paghi perché la chiudi. La situazione meteo è chiaro, il riferimento incide pesantemente sullo svolgimento del tema che ci proponiamo. Se sarà una giornata atomica sarà tutto abbastanza facile e tutto abbastanza scorrevole. Se è una giornata insidiosa che ci costringerà a fare qualche punto basso dove perdiamo la mezz'oretta, ci sta che a un certo punto dovremo rinunciare guardando l'orologio. Se capisci che questa tabella qua che abbiamo fatto, qui io ho messo gli orari, ho messo i piloni e gli orari. Se sei fortemente fuori dalla tabella degli orari, facciamo un esempio, al Tobio ci arrivi invece che alle 16, ci arrivi alle 17, ti vuoi baracca e vieni a casa, perché sennò rischi di andare in terra da qualche parte. Quel giorno lì non è andata bene. Poi faremo un debriefing con noi stessi per vedere se non è andata bene perché abbiamo interpretato male qualcosa o se non è andata bene perché la giornata era fortemente al di sotto delle aspettative meteorologiche. Però se avete una tabella di marcia sapete valutare se è il momento di rinunciare. Se non sapete dove dovete essere a quell'ora, non avete un termine di riferimento. Se io alle 16 devo essere al Tobio, che abbiamo fatto 60 di media, quindi okay. se io mi pongo un obiettivo, Tobio alle 16, ho fatto 135, come dice anche Phil, 135, quindi non l'ho mai fatto in tutta la vita, quindi facciamo di sicuro quel giorno. Ma con 60 di media, quel percorso lì è fattibile. Se noi siamo lì alle 17, siamo un'ora in ritardo sulla tabella di marcia. Se lo trasferiamo a fine volo, vuol dire che arriviamo a Voghera non alle 17.20, ma arriviamo a Voghera, se da lì in avanti va bene, alle 18.20. Ci sta, non ci sta? Se è marzo, non ci sta. Se è luglio, ci può anche stare. Facciamo queste considerazioni, ma le dobbiamo fare mentre vogliamo. Quando finisci la salita e cominci la planata del prossimo step, dici, sono indietro di 20 minuti. O sono in anticipo di un quarto d'ora. Non ci vuole un quarto d'ora. Posso permettermi di fare un valorino debole a metà che mi tengo un tiro su 150 metri, tanto mi riguadagno questo quarto d'ora che avevo messo in tasca strada facendo. Però dobbiamo avere un riferimento del tempo, perché il tempo comunque condiziona la nostra giornata. Se non sappiamo dove siamo a livello di tempistiche, non sappiamo se è il caso di rinunciare. Le ore volabili, eccetera. La situazione meteo. Che meteo ci occorre per tentare? Ah, qui mi piace questa cosa. Ritorniamo al discorso che abbiamo fatto all'inizio. Allora, a che quota voglio partire dall'esima per andare a Maggiorasca? Qualcuno ha detto, abbiamo visto che con 30 di efficienza si arriva là con 900 metri in meno, non trovando niente in mezzo, eccetera, eccetera, eccetera. Tutto il discorso di prima, dovevamo partire a 3.000. Ok. Allora, se oggi è una giornata del 2002, noi sappiamo già che quel tema lì non dobbiamo provare a farlo. Perché se noi ci siamo detti nella nostra preparazione che vogliamo arrivare al Maggiorasca 2100
e quel giorno lì si fa 2002 all'esimo. Non ce la facciamo con quella giornata lì. E quindi se si fa 2002 all'esima dovete avere un tema alternativo. Il tema che vi permette di essere svolto con 2002, che è quella giornata lì. Che sarà, invece di attraversare la valle, se non vi piace attraversare verso Maggiorasca a quelle quote di una fascia più bassa, farete l'esima e poi farete Antola, che sarete sempre nella parte del campo, poi farete Tobbio, poi tornerete a Bobbio e poi tornerete a casa. Una cosa che non comporta quel salto là. Perché quel salto là, voi mi avete detto che vi piace farlo e arrivare là a 2000 per avere 500-600 metri su Ubia. Allora, benissimo. L'importante è che lo sappiamo in maniera pragmatica. Cioè, ci siamo fatti due calcoli con le tabelline, la distanza è questa, la planata è questa, io arrivo. Perché devo volare sereno, non devo fare un tentativo dove è tutto ignoto. Per arrivare a volare sereni dove tutto è sconosciuto, ci vuole un bagaglio tecnico completamente diverso di quello che ha un principiante e anni e anni e anni di assuefazione a star per aria dove non sai bene come finirà, ma poi sai che te ne tiri fuori. Un'altra storia. Io ho fatto questa chiacchierata per immedesimarmi in chi da meno brevettato o da esordiente, comunque che comincia a fare i primi voli di distanza, vuole farsi le cose senza prendersi degli spaventi e facendoli in maniera con un po' di coscienza di quello che fa. Perché buttarsi dall'altra parte come viene viene, l'abbiamo fatto per anni noi, qualche volta è andata bene, qualche volta meno bene, ma secondo me è estremamente selettivo in maniera negativa. Ovvero, è come sul Carso, ne mandi 100 e 98 buoni non sono rimasti io franco. Tanta gente si spaventava e non voleva più. Oppure, invece se si fa così, secondo me, è molto perseguibile. Ti fai la tua tabellina, ti prepari, hai degli strumenti che ti dicono dove sei, a che porta sei, dove stai andando, è tutto molto più facile. Io mi ricordo quando Angelo Gritti mi disse, perché io ero un principiante, era il terzo anno che volavo, a Rieti c'erano Gritti e Grotti che facevano, si stavano scannando per vincere il campionato italiano di distanza. E io volevo fare qualche volo lungo, ma io non avevo idea di quanto lungo, non lo sapevo, perché nebuloso non c'era il GPS. Andai dall'Angelo e gli dici, signor Gritti, perché io non conoscevo, gli può dare un consiglio? Lui era una persona sempre estremamente positiva nell'animo. Mi dice, oh, certo, certo, come mi fai? Ma volevo fare un volo di distanza. Mi dice, oh, c'è una giornata bellissima, mi dice lui. Tiro fuori una carta e la metto sul cofano della sua automobile. Mi dice, beh, oggi puoi fare... tagli qui al Terminillo, fai San Piano Saracinisco perché c'è l'appoggio, che io non sapevo che cos'era l'appoggio, poi vai a Vive Santo Stefano e poi alla fine in appoggio fai Celana e vieni a casa. Cosa se decente. Bellissimo, grazie, però ho detto Gritti, io parto senza GPS e vado a San Piano Saracinisco, poi vado a Vive Santo Stefano, poi vado a Celana e poi vado fuori campo a Londra. Un banzai di 8 ore e mezza. Senza sapere dove cazzo vai. Io non vi sto suggerendo quello, perché quello è estremamente dispendioso in termini mentali. Ma io venivo dal deltaplano, quindi ero agevolato nel dire tanto comunque oggi muoio. Quindi è cambiata un'epoca, adesso abbiamo gli strumenti. Ed è anche più divertente fare le cose con un metodo scientifico. Se voi volete, vedeste come prepara il volo Sironi, che è uno che non lascia nessun dettaglio all'invenzione. È una cosa veramente interessante, ma è, diciamo, maniacale. Lui sa esattamente che rotta farà durante quel tempo. Lui nel tempo mi fa la rotta. Oggi, adesso vado lì, poi mi fermo qui, poi finisco, mi fermo, poi vado qui, poi vado lì. A che porta la sua quella? Okay. E sgarra la sua programmazione di pochissimo. Persegue quello che lui ha fatto. A volte vince, a volte non vince, sovente vince. Lui ha un'interpretazione mentale estremamente difficile da ricalcare, perché ha una testa
molto particolare, ha una capacità enorme di sganciare totalmente l'emotività, perché va a fare dei passi e fa delle costonate in dei posti che non ce la fa, se non ce la fai, o ce la fai per un breve periodo, perché per quanto tempo riusciamo a lavorare sul carico dello stress? Poniamoci questa domanda. Perché se noi riusciamo a lavorare col carico dello stress per 10 minuti siamo molto vulnerabili. Lui lavora con carico di stress per 10 ore. Qual è il carico di stress? Ognuno il suo, in base alla propria esperienza, in base alla propria emotività. Ma vi faccio un esempio banale che potremmo anche vivere qua. Se tu non sei altissimo al Maggiorasca e devi andare a Rubiano, hai 44 km, l'abbiamo isolato dopo. Quanto ci metti a fare 44 km ai 110? 20 minuti circa. Hai 20 minuti di stress, perché tu Rubiano non lo vedi. Lo strumento ti dice che ci arrivi con assoluta serenità, 500-600 metri sul campo, ma tu non lo vedi. E quindi non sei così confidente che lo strumento ti stia... Temi che lui ti stia raccontando una bugia. Il terreno è abbastanza vicino, perché lì le colline sono alte e degradano insieme alla tua planata. Quindi tu di fatto voli sempre a 200 metri, con l'occhio. In realtà è una planata assolutamente serena, ma il tuo occhio ti dice minchia come siamo bassi. Su questo posto qui, ma noi dobbiamo andare là, e su quel posto là siamo alti. È il giochino di quello che vedo e quello che invece devo fare. E quando quello che vedo non è quello che ti piace, tu sei in carico di stress e stai volando con una situazione emotiva che ti svantaggia, perché tu ti stai lavorando contro da solo. E allora continui a guardare lo strumento e gli dici: ma sei sicuro che arriviamo a 600 metri? Vi ho fatto un esempio diciamo relativo al nostro territorio, ed è anche banale, nel senso, quella circostanza che vi ho descritto non corre nessun pericolo, perché in realtà arriverà a 600 metri e poi dici: cavolo, ma allora sono davvero arrivato alto. Sì, ma quando eri 10 km da lì dicevi: no, cavolo, non arrivo più. Tra l'altro, secondo me, quando ti metti in quella posizione lì, certo testo la cosa sbagliata, che solamente accelerare, sì. Accelerare, perché ti siete passi, giustissima considerazione. Il pilota vuole risolvere il problema nel minor tempo possibile, un problema che in realtà non c'è. Un amico fece un incidente, per fortuna solo con danni all'aliante, due piloti, uno con un aliante che plana meglio dell'altro, con un'efficienza superiore, fanno finire Bassotti in montagna su un territorio che degrada dolcemente come questo. Quindi è un territorio infame, perché se tu hai la montagna che degrada rapidamente, vai fuori un chilometro e guadagni un sacco di quota, lì vai fuori 20 chilometri e sempre a 100 metri. Per farmela breve, hanno la planata sull'aeroporto, ma uno dei due va in off e dice: no, io atterro qua, tanto non usciamo, cioè non abbiamo la planata per andare fuori dalle colline. Sceglie un campo che quando tu vai in off e vuoi chiuderla lì, io dico, il pilota la vuole chiudere lì, come vada, vada. Cioè, fra 3 minuti abbiamo finito questo film. Lui va in off e atterra lì. Quelli, tu lo vedi bello perché vuoi chiuderla. Era un posto di merda, era molto valiente. L'altro, con meno planata, ma più serenità, è andato in aeroporto. È evidente che il pilota ha sbagliato interpretazione, perché il suo carico di lavoro e il suo affanno gli hanno fatto, come dice Stefano, prendere una decisione che non era razionale, era una decisione emotiva. Non caschiamo in questi tranelli qua. Se siamo consapevoli di essere vulnerabili, dobbiamo volare sempre in una fascia di giornata più alta, quando la quota ci consente di muoverci come piace a noi. Siamo consapevoli che se siamo piloti che a quote basse non siamo più così efficaci, non dobbiamo volare nelle giornate o nei territori con le quote basse. Ognuno di noi deve conoscere come reagiamo, come funziona il nostro meccanismo e soprattutto dove ci divertiamo, perché alla fine è il nostro gioco, non è che ci pagano, per cui dobbiamo divertirci.
quindi ognuno deve volare, sì, fare della prestazione, perché io aborrisco quelli che col 18 stanno nel collo del campo, ma cazzo, cioè 20 anni che voli e mi dici che sei andato ad Acqui, ma c'erano i 2000. Era come stare a 800 sull'Italsiglia, uguale. Ad Acqui 2000 sei come all'Italsiglia a 800. Quando se parti da là, arrivi sul campo a 800 metri. Allora non stai facendo il volo a vela, stai facendo del veleggiamento. Due cose diverse. Il volo a vela è scoprire come l'aria funziona 10 km più avanti e 10 km più avanti e 10 km più avanti, cercare di capire l'aria e di goderne, di capire la situazione, come sta evolvendo nella giornata, eccetera. E magari fai un volo di 70 km, ma stai facendo il volo a vela. Se vai a 10 km dal campo a 2000 metri, stai facendo il veleggiamento. Non niente da criticare, però noi siamo qui a parlare di volo sportivo, quindi vogliamo fare 108 km in una giornata normale, in assoluta serenità e in assoluta sicurezza. Perché vi ho messo l'elenco della terrabilità di riferimento? Perché ogni montagna che abbiamo visto in quel termine di 300 km ha una terrabilità di riferimento battezzata già all'inizio del tempo, cioè quando sarò lì sarò nel collo di questo. Per partire con un programma che sia sicuro, non andiamo allo sbaraglio, come quando mi disse Gritti vai pure, ma se voi aveste visto Gritti come volava lui, che morissi io era completamente prevedibile, quindi lui volava che moriva anche lui. Era un fenomeno, un fenomeno. Che altre considerazioni abbiamo fatto? La previsione della distribuzione dell'energia sul percorso. Ecco, questo è un dettaglio, perché noi a volte abbiamo un'energia bellissima in un tratto geografico ristretto e poi la giornata si rovina. Facciamo un esempio, andiamo fino all'inizio della catena con i cumuli nel 2008, poi là entra un po' di vento da sud, i cumuli vanno a 1008, diventano brutti, e questo ci induce a tornare indietro. Ma nella previsione, che come abbiamo detto prima è una previsione, quindi non ci dà nessuna garanzia, ma quando voi battezzate il tema, cercate di, appoggiandovi alla previsione, e ritenendola valida, poi se lo sarà, lo si vedrà volando, dovete darvi un territorio che abbia una previsione consona alle vostre aspettative. Ovvero, se arrivate al cimone, parliamo di piloti che fanno già dei voli più lunghi, arrivate al cimone con il 2007, bellissimo, cumuli, bello, bello, ma vi eravate posti il Falterona, che è nel Mugello. Il Mugello è blu, non è bello. Cosa facciamo? Ce la giochiamo perché sabato e dice, vabbè, se tutto mi va storto, terra pavulo, non è un dramma. E quindi provo ad andare al Falterona comunque, oppure oggi è domenica, stasera devo essere a casa e qui c'è il 2007 e torno indietro. Ci sta uno, ci sta l'altro. Era per dire che quando fate la previsione del vostro tema, vedete se la previsione vi consente su quel territorio di avere la condizione favorevole. Quelli che cominciano ad approcciare dei voli lunghi devono vedere non se l'aria è bella da qui all'esima, se l'aria è bella da qui a dove vogliono andare. E questo, in questo le previsioni ci aiutano. Non sempre ci azzeccano, l'abbiamo già visto, però sapere se tu vuoi andare a Mondo San Lorenzo e ti dice che dal Cusno in poi c'è il temporale, se te lo dici già la previsione, battezzare quel pilone lì quel giorno lì, ci puoi provare, se il tempo libero quel giorno lì vuoi comunque vai, però diciamo che hai già qualche dato che ti lavora contro. Quindi l'energia sul territorio è in base al territorio di interesse del tuo tema. Seguire le previsioni giorno per giorno e prevedere quale sarà il giorno del tentativo, confrontarsi con gli altri piloti e valutare la possibilità di decollare anche nelle giornate feriali. Questo è un aspetto logistico. Nei grandi club c'è sempre il traino. Calcinate, c'è il traino tutti i giorni, escluso lunedì, a Torino. Anche. Noi, primi, noi siamo diventati piccolissimi, ma nei club dove c'è più difficoltà organizzativa,
se la giornata bellissima per il vostro tema che, vi siete, che avete sognato, vi siete organizzato, il martedì, probabilmente l'avrete già visto il sabato che la previsione va in quella direzione, vi sarete confrontati con altri soci, col presidente che vi dà l'autorizzazione, con un allenatore che bontà sua viene ad aiutarvi, e allora forse potete fare il tentativo quel martedì. Quindi purtroppo la meteo a volte ci dà, ci regala una giornata bella in una giornata scomoda, e lì dipende da noi se riusciamo a organizzarsi, a volte ci rinuncia perché non ci si riesce. Certo che se le giornate fossero sempre belle il sabato e la domenica sarebbe un grosso vantaggio. Possono non lavorare. Eh? O non lavorare. O non lavorare, certo. Diciamo che la mia situazione economica è inversamente proporzionale al tempo che perdo. Non lavorare soprattutto. Sì, c'è tutto, la logistica, tutti pensionati. La maggior parte dei nostri timori nascono dall'incertezza della corretta analisi del cielo. Impariamo a leggerlo bene e tutto sembrerà più facile. Ipotizziamo che voi siete così bravi a leggere il cielo che dove andate con l'oriente c'è l'ascendenza. Cioè dice vado là perché là c'è la termica e tu vai lì e c'è. Come poi vai, fai altri 20 chilometri perché dici la termica è là. Vai là e c'è. Allora se ci pensate è come avere una moto con un serbatoio non troppo grosso e tu sai dove c'è il distributore. Parti con la moto e vai dove c'è il distributore, ma tu lo sai perché conosci la strada. Vai lì, fai benzina, e poi fai una deviazione perché c'è un altro distributore là, e fai benzina, e vai avanti, e tu non rimani mai a piedi. Se tu hai questa consapevolezza che sei bravo a leggere il cielo, a interpretarlo, ed è un gioco di mille variabili, perché vento, salita termica, c'è, non c'è, cumulo, secca, gradiente termico, ci sono mille cose che cambiano, in una giornata non così tanto, quella giornata più o meno così, ma se cambi di tanto il territorio andrai a scontarti con delle variazioni di massa d'aria. Se tu diventi così bravo a interpretare il cielo, diventi molto più sereno e non ne sbagli una. È molto teorica come affermazione, ma è per dire che più riesci a leggere adeguatamente il cielo e più il volo sarà scorrevole. Io vedo della gente che cerca le termiche come i tartufai, non ne trovi una. Cioè, non hai neanche il cane. Proviamo a salire lì, non è che proviamo a salire lì, stai andando verso un costone che non prende il sole ed è un pelino sotto vento. È matematico che stai andando nel posto sbagliato. Ricordo una situazione, cerco di alleggerire la giornata con qualche episodio da ridere. Con un amico arrivavamo in fondo alle Langhe e c'erano le montagne di Cuneo con l'aria di mare che trabordava e faceva il ricciolo proprio sulla cresta. E lui mi dice, ma perché non andiamo a quei cumuli là? Non era cumuli, c'era l'aria di mare che trabordava nella pianura. E dico, se vai a quel cumulo là, io ti metto per iscritto adesso che vai fuori campo. No, figurati, bellissimo. Non ci voleva molto, ma perché la sua interpretazione era quello un cumulo, non era un cumulo, era condensazione che tramontava. Sembrava uno stau, anche se il vento era debolissimo, ma era l'aria di mare che si ammucchiava sulla testa e faceva un ricciolino. Non saliva niente, ma lo capiva anche uno che non faceva vola vera. Quindi imparate a leggere il cielo. Quando volate, siate molto curiosi di vedere che cosa sta succedendo. Perché se voi volate e basta, e non immagazzinate nel vostro hard disk tutte le fotografie che vedete, non potrete dopo ragionarci a posteriori. Perché dico che il debriefing è bene farlo la sera stessa o il giorno dopo? Perché tu ti ricordi cosa hai fatto, ma ti ricordi che cosa stavi vedendo. Se lo fai dopo un mese, ti ricordi che sei passato di lì, ma non hai più una memoria storica fresca del quadro che avevi davanti. E allora non puoi fare un'analisi a posteriori del cielo che avevi visto. Bisogna vedere con la telecamera
che filma quello che vede, il cielo che vedi. Ma l'analisi del cielo è quello che ci dà la serenità. Un pilota che è estremamente sereno nelle sue scelte meteorologiche è un pilota che vuole con grande serenità, con grande, molto spedito, e non ne sbaglia quasi una. Un esempio. Siamo ad Avezzano, stiamo salendo 4-5 metri e sono con tre mostri, sono con due mostri e mezzo. Galetto, Ghiorzo e Thomas Gostner. Stiamo salendo 4-5 metri, io sono con loro, sono lo scarpone del gruppo, fighissimo, facciamo base 3.000, e poi questi qui andranno a cannone, io sono con loro, non ne sbaglio uno. A un certo punto, a metà della termica, Galetto lascia. Dice, ma cazzo, ma questo lascia i 4 metri. A me, che ero principiante, delle gare, che parlo tantissimi anni fa, era incomprensibile, perché è banale nella teoria delle termiche che se tu lasci un valore a metà è perché quello davanti presuppone di trovarlo più forte. Certo, se hai il 1,2 m davanti c'è il guadagno, vai a prendere 4 metri, ma se stai girando 4 metri con comune sopra, dove vai? Lui ha fatto la quota indispensabile per andare ad appoggiare la valvovetro a 1,5-1,6, che è la quota di lavoro della dinamica. Gli altri due rimangono a fare i 4 metri, perché mi sembrava anche molto più prudente come scelta, quindi nel dubbio due rimangono e io ho anche paura, stiamo qua. Quando noi tre siamo arrivati, lui aveva già fatto una doccia, è stato mezz'ora, ma lui era consapevole che là la dinamica la prendeva. Così, alla volta è andata così. Per dire che se siete consapevoli dell'aria davanti, voi sapete che c'è, che sale, e diventa tutto molto più facile. Io quella volta lì non capii neanche cosa stavo facendo. Me lo feci spiegare a terra, dico, ma perché l'hai lasciato? E lui mi dice, perché era chiaro che c'era l'appoggio dinamico e mi si andava più forte. Capisci un cazzo? Io ho solamente chiaro che se Stefano Ghiorzo rimane lì, sto riantino. Quindi se hai consapevolezza dell'aria, imparare a leggere l'aria, intanto è difficilissimo per tutti perché è una cosa mutevole, ma è ancora più difficile se non la guardate. E la maggior parte dei piloti vola senza guardare che cosa sta succedendo. Invece è la cosa che mi incuriosisce di più. A me, quando volo fa conto mio, la cosa che mi diverte è vedere cosa fa l'aria e se io riesco a capirla. A volte è sì, a volte è no. Ma quando è sì, ne traggo grande soddisfazione, perché dice, mi sembrava la brezza che vado a prendere lì, e poi la prendo, e dice, cavolo, vedi che l'avevo letta bene. A volte invece non è come ho detto io, e dovrò fare un programma giocando in difesa, ma è comunque sempre la curiosità di cosa fa l'aria. A me pilotare l'aliante non mi diverte niente, cioè muovere il tubo e i pedali. Invece la maggior parte dei neuromettati hanno soddisfazione nel gioco meccanico. Il gioco meccanico dopo poche ore finisce, perché quando diventate bravi a muovere il tubo, se fai delle ore lo diventi subito. Chi è un pelino più dotato, chi un pelino meno, ma la differenza del volo velista non è nel muovere il tubo, è nel capire che cosa sta facendo l'aria. Ed è una cosa mutevole ed è estremamente varia, che varia anche nei territori, quindi non si finisce mai di imparare. Per fortuna, se no mi sarei già stufato. Invece se lei continua a cambiare, io devo continuamente correre dietro. Questa cosa la trovo divertente. Tornando al tecnico del vostro tema, è molto importante il punto di partenza e quindi dello sgancio. Perché è molto importante? Con precisione. Cioè io quando faccio tento un volo, mi faccio tutti i miei calcoli anche in base all'orario, in base a tante cose, alla rotta, e vado a sganciare lì, che è l'esasperazione del concetto quando sono per strada vado a sganciare là. Ma almeno lo sgancio, che lo scegliamo noi per tempo, è una cosa da considerare con molta attenzione, perché può inficiare la riuscita del volo uno sgancio fatto male.
perché se tu parti un po' presto e fai uno sgancio dove non la prendi, e dopo mezz'ora sei a terra, hai bruciato un traino, magari un po' lungo, ci sei bruciato la giornata perché tanto tempo l'ho sprecato. Lo sgancio è importantissimo, anche dal punto di vista psicologico. Se tu tac, sganci, pum, la prendi e tutto sta partendo col piede giusto, è una bella cosa. Quindi geograficamente e come quota, concordatela col trainatore prima, quando io faccio un volo lungo, corto, ma io a terra dico voglio andare a quella quota lì, e lui mi porta là. Non esiste, ma ho provato lì, non funziona, o perlomeno non è il modo giusto di lavorare. A Rieti, se parti al mattino presto, devi andare al campo da pallone a 1500. Se sganci a 1200 al poggio, stai lì un'ora e mezza. Non atterri, ma non riesci ad andare via. Perché non riesci a passare dietro nel momento giusto. E qua, quando partiamo prestissimo, e da noi il cielo è sempre piuttosto fiacco al mattino, io vado a sganciare a 1500 a Capanne, devo riuscire a mettere il naso sul costone est che guardo il sole. Se sgancio qui, buco, sicuro, provato n mila volte, fatto esperimenti con motagliante, cioè motagliante parto, vado là, e arrivo là alle 10:15 e aspetto finché non sento un colpetto e dico ok, sono 4:11. Tutti gli esperimenti che ho fatto per capire come funziona e dove funziona. Se tu sganci al Gianolo alle 11, 9 su 10 metri a terra, perché non è esposto da parecchie ore al sole. Devi andare a Capanne o all'Esima, la Santa Est, dove è da parecchie ore che andiamo. Queste cose qui fanno parte della programmazione dello sgancio e sono estremamente importanti nel momento in cui voi vi proponete di fare dei temi un pochino più lunghi che implicano di decollare presto. E certo che se voi state provando i 300, vi dicono decollate serenamente all'1:30, potete partire con la giornata più matura e quindi potete sganciare decisamente prima con una giornata già formata e quindi sarà più, sicuramente più economico e anche più facile da centrare. Okay? Però il punto del traino, dello sgancio è importante. Perdere tempo per aver sbagliato lo sgancio può compromettere la riuscita del volo. Se probabilmente se perdete un'ora lì, quell'ora lì in un volo lungo, per il pilota, perché per un pilota esordiente con un agliante di prima fascia, un volo lungo sono 300 km, ma se tu perdi un'ora non lo chiudi più, neanche se devi fare i 300, perché poi la media sarà quella dei 60 che abbiamo visto prima. Coinvolgere il trainatore, quindi accordarvi con lui, il trainatore se sa prima dove deve portarvi e quali sono le vostre intenzioni, è molto più semplice il suo lavoro ed è anche più sicuro che invece non ternaglio, no, più destra, più sinistra, ma io volevo andare lì, tutte quelle discussioni. Se ti parli prima e dici io ho bisogno di andare lì, così mi porti, sì, ok, boh, fine del discorso. I traini sperimentali e i recuperi aerei. Allora, i recuperi aerei, se uno va a Rubiano, decide con lui che non vuole fare. Se atterra a Rubiano alle 2 perché ha sbagliato palesemente un aggancio, ci sta di farsi ritrainare a 600 metri e ritorni in volo a vela. Ma se invece atterra a Rubiano alle 6:30, alla fine delle tue fatiche, non puoi tornare in volo a vela. Quindi valuti se chiamare la squadra o dirgli qui c'è 70 euro, portami a casa che tra mezz'ora sono a casa. Questa è una interpretazione logistica che ognuno deve fare in base alla squadra che ha, alle implicazioni economiche e quant'altro. Certo, il recupero aereo è una comodità enorme, quindi se dovete scegliere tra Gragnano e Rubiano, da una parte sapete che potete contare sul traino, dall'altra sapete che non, o potete contare sul traino che parte da qua. Valutare queste cose, se le sappiamo prima, ci danno meno pensieri dopo. Quando il volo sta finendo e stiamo andando a carte 48 e abbiamo capito che non riusciamo a chiudere perché la giornata si è attardata o la condizione si è spenta, se sappiamo che se vado lì succede questo, se vado là faccio così, se vado lì vado a Rubiano, aggancio, torno a casa,
ci semplifica un po' il pensiero e possiamo dedicarci, ci toglie un carico di lavoro che insomma ci distrae. I traini sperimentali, questo era un caso di promesso. Io ho fatto dei traini sperimentali per provare delle cose diverse e devo dire che danno anche soddisfazione. Sono molto costosi, io ho la fortuna di condividerli perché con il posto si va via in due. Abbiamo fatto dei traini a Colle della Maddalena, abbiamo fatto dei voli sulle Alpi sganciando a Vercelli, planando ad Andrate, poi arrivando ad Andrate a mezzogiorno, quindi decollando quarto alle 11, così, poi fare la tua giornata in montagna, poi tornare alla sera. Se è una macchina molto efficiente, perché alla sera devi poter partire da là e tornare a casa, e non lo puoi fare con un livello. Comunque abbiamo fatto dei traini anche di un'ora e mezza, voli demenziali, direi. Ho messo questo appunto, brevi cenni su come sveltire l'andatura senza particolari forzature. Chi ha già fatto degli step interessanti e si propone di fare dei voli più importanti, l'abbiamo visto prima, già avvicinandosi ai 500 km è implicito che non potete fare 60 di media, perché non è realizzabile. Quindi la velocità diventerà un parametro che prima non esisteva. Per fare i 300 voi potete andare piano finché volete, abbiamo visto che li chiudete. Se volete fare cose più interessanti dovete mettere in conto anche la vostra velocità media. E allora come si fa a sveltire la velocità media? Non c'è limite, quando si va velocissimi bisogna essere bravissimi, e quelli che sbagliano un giro, gli piace 5 minuti, la media è calata di 8 km. L'anno scorso Alberto si commentava a Rieti dopo una giornata di gara e lui mi diceva: cazzo, ma c'hai fatto caso che quando facciamo queste medie che sono 160, se fai un 3,60 perché ti sembra che ci sia, fai un giro e non c'è riparti, è calata di 8 km all'ora. Perché a quelle medie lì un minuto e mezzo buttato via è un'incidenza importantissima. Noi siamo, quando vogliamo qui, siamo lontanissimi da queste cose, ma il tempo sprecato è tempo sprecato. E com'è che il pilota che comincia a voler accrescere la sua velocità, non è che sbaglia grossolanamente, perché all'inizio bisogna sfrondare le cose grossolane, poi si andrà a cercare il pelo nell'uovo e poi si arriverà al livello che ognuno di noi non riesce più a migliorarsi, perché ognuno ha un po' più bagaglio tecnico, ma all'inizio possiamo fare dei grossissimi miglioramenti con dei dettagli assolutamente perseguibili. Pilota che agli inizi e fino a quel momento non ha badato alla velocità, perché deve fare i 300 a 50 di media e deve cominciare a dire: no, devo andare a 60 di media, cosa faccio? Beh, non faccio gli ultimi 4 giri in termica, che sono tanto, sono già in base a cumulo, ma normalmente principiante vuole guadagnare gli ultimi 8 metri della termica e fa 4 giri per 8 metri. Quei 4 giri sono 4 minuti, vai via. Tanto essere a 2320 o 2340, cosa cambia? E lì normalmente si perdono tanti minuti in una maniera che non ha senso. Chi fuori rotta? Pilota che vuole fare velocità cerca di fare la rotta ottimizzata con le minor deviazioni possibili. Pilota che non ha mai ballato la velocità perché non gli interessava fino a quel momento, fa degli zigzag di 20 km avanti e indietro alla ricerca di non sa che cosa, nel senso che prova a cercare la prossima termica. No. Quando parti per la planata, tu vai mirato al tuo prossimo punto d'aggancio in rotta, facendo piccole deviazioni in funzione del netto, di cui prima 0,2, 0,6, eccetera, eccetera. Ma deviazioni che ti fanno fare un accostamento di 10 gradi per un chilometro, ma se no la rotta dei 15 km, dei 20 km della planata è quella là. Quindi non facciamo
lo zigzag di 45 gradi fuori rotta, perché c'è un cumulo un pelino più bello di quello là. Salirà anche 2,8 metri contro 2 metri, ma se hai fatto 20 km in più hai perso un'ora di tempo. Quindi la rotta, i giri inutili, con questi due dettagli siamo già avanti, siamo già a 80 di media. Se noi evitassimo i giri inutili e facessimo un po' di rotta, siamo già a 80 di media. E poi altri dettagli che possono essere... Aiutami, Franco, non mi lascio. Ma l'importanza della salita, la rapidità. La velocità sul percorso è più in funzione della salita media in termini che non della velocità del percorso. La velocità del percorso conta relativamente poco. Conta molto di più la salita media, dove per salita media bisogna mettere in conto i giri fatti all'inizio per cercare di centrare la terra. Che sono uguali a quelli sprecati in cima. I giri sprecati in cima, il fatto che quando si parla di salita media non è il picco che vedi su un variometro. Sì, sì, io sovente sento tre metri. È metallico la roba lì. Un metro due, un metro tre. Perché gli ha dato un attimo tre. Il mediometro. Quindi Franco ci ha segnalato altri dettagli su come sveltire. Il che significa sapere anche trovare il valore buono. Il che significa, se dobbiamo fare 20 km e facciamo 6 tratte da 5 km, perché ogni 5 km c'è uno sbuffetto e noi proviamo a fare due giri. No. Se sono a 2005, non faccio a 2350 un giro nello 08, no. Ci accumulo davanti, vado a accumulare. Quello che stai dicendo è un po' più il discorso da fare il lavoro. Nel senso che, visto che per ogni salita che si fa c'è una quota di tempo che inevitabilmente è persa all'inizio per cercare la terra, alla fine per fare magari il giro che non serve più, se le posizioni meteo lo consentono, è preferibile fare relativamente poche salite e quando serve, planate più lunghe quando serve, non fermarsi appunto a fare ogni pisciata di cane, come se voi partiste con la macchina in autostrada e ogni distributore aggiungete 7 litri di benzina. Cioè, ti fermi quando ti serve, non è che tutti i distributori mettono 7 litri di benzina. Se fai 20 km di planata sul cumulo bello, finché non sei là, farai un po' di risucchiamento dell'energia che trovi strada facendo, a fermarsi proprio a girare e non perdere il tempo inutile in quella circostanza. Quindi abbiamo visto questo. Mi sono perso dove ero. Lo sveltimento della media. Una volta chiariti i presupposti, possiamo entrare nel dettaglio e ragionare sulla nostra fascia di lavoro ottimale, prevedere le varie planate e le possibilità di rotta da eseguire. Quando noi abbiamo sulla carta il nostro tema, quello che ci siamo prefissati, e io i temi me li studio prima, non necessariamente per quella giornata. Io mi è capitato di prepararmi dei temi perché mi piace sognare, dire se viene una giornata dove c'è solo i 1.800, che cosa faccio? Perché poi bisogna trovarsi anche un divertimento quando la giornata non è eccellente, perché siamo tutti capaci a fare un bel tema quando c'è i 3.000, ma sono due volte all'anno, però mi diverto due volte all'anno. E no, devo trovare un divertimento anche nella giornata, diciamo media o media mediocre. Quando c'è il 1.300-1.400 in pianura ti fai un temino magari con un certo grosso, perché ti dà la possibilità per trovare una motivazione alla giornata. Se no, nelle giornate mediocri non vogliamo. Se non voli nelle giornate mediocri, quando la giornata è bella non sei preparato, non sei pronto, non sai salire, non sai centrare per un sacco di tempo e sei insicuro. Quindi bisogna volare nelle giornate qualsiasi, perché le ore che abbiamo in mano sono bagaglio di quella stagione. Quelli che mi dicono, quando sei 3.000 faccio il volo della mia vita. Ma quando sei 3.000, se quest'anno hai fatto 4 ore di volo, dove vuoi andare? Sarai stanco subito, non sarai fresco nel decidere perché sei timoroso, perché è 3 mesi che non voli. Quindi troviamoci un divertimento anche nelle giornate mediocre, che può essere una garetta con gli amici a fare Alessandria ritorno, piuttosto che una cosa che è quello che ci concede con la giornata lì.
Compilare il foglio del tema con la tabella oraria e chilometrica di riferimento. L'abbiamo già vista, quindi il discorso è superato. Possiamo accennare un esempio di tema su CU facendolo con un'efficienza 30, quindi con una macchina che può essere un circo sul livello, una macchina di club senza dover necessariamente andare a volare con macchine importanti. Questo però ci dice che chi vola con macchine più importanti non può fare quel tema lì. Cioè, se tu hai la Porsche non puoi andare a fare un giretto a sale e tornare indietro, andare a girare in pista, non lo so. Se hai comprato una macchina importante, hai fatto un investimento importante, devi sfruttarlo per quello che è, se no stai volando molto peggio di un neoproiettato che vola con cielo su quel livello. Perché se ti sei posto un obiettivo così, è giusto che ci metti sopra del tuo, se no è solo la macchina. Brevi cenni sulla nostra preparazione mentale nelle tre fasi di lavoro, partenza, fascia centrale, chiusura del tema. La partenza, l'abbiamo vista prima, è molto condizionata, se hai azzeccato lo sgancio perché sei nel posto giusto all'ora giusta e fai una salita per partire. La fascia centrale è la parte centrale della giornata dove devi sapere che lì devi andare, perché è dove ci sono le condizioni buone, soprattutto se fai un tema già un po' più importante, o comunque un tema che per te e la tua macchina è un tema lungo, che può anche essere un tema di 300, ma con un giro non è così scontato, nella fascia centrale devi non fare quei quattro giri buttati via, non devi mettersi mezz'ora a centrare il 2,5 metri perché hai fatto 5 giri fuori dalla termica prima, perché se no alla sera paghi, non chiudi. La chiusura del tema, la chiusura del tema è la planata finale. Imparate a fare la planata finale e imparatelo con margine, ovvero le prime volte vi date 600 metri sul campo e poi forzatela all'arrivo di 600 metri. Quindi se la sbagliate arrivate a 550 oppure arrivate a 680, sempre in assoluta serenità. Quando cominci ad arrivare, come credi, a centrare il tuo arrivo, a quel punto potrai darti 150 metri e farla nella maniera corretta. Perché questo vi consentirà nelle giornate che finiscono, che voi siete ancora per strada, abbastanza vicini, di tirare una planata finale dove altre volte avreste rinunciato. Ovvero avete 300 su Voghera, ma andate a Gragnano perché... Se hai imparato a fare la planata finale, ti dà 300 su Voghera e non hai ostacolo, vai a Voghera e chiudi. Stiamo parlando di 300 sul campo, quindi non dobbiamo prenderci dei rischi. Ma quello che è fattibile, perseguiamo. Se non perseguiamo quello che è fattibile, è difficile che riusciamo a chiudere qualche sogno. Suggerimenti sulla tenacia. La tenacia fa tanto. Un maestro di tenacia. Se avete la guardia bassa vengono fuori solo i voli regalati, ma se voi andate poi alla sera su LC e guardate il vostro volo regalato perché l'avete fatto in poltrona, quelli assatanati hanno fatto il 30% in più. Ognuno di noi ha i propri parametri di soddisfazione. Io non vi dico di essere tenaci a qualunque posto, dico solo che se siete tenaci avrete molte più possibilità di riuscita. Ognuno ha proprio carattere, se la gioca come si diverte. È sempre un divertimento. Anche essere tenace può essere un divertimento. Pensate a quelli che vanno in giro in bicicletta la domenica, che fanno il pericolo in bicicletta, se non sono tenaci quelli lì, io muoio prima di arrivare a Salici, sono morto. Ognuno ha la tenacia dove si diverte e vi sta a lui trovare il vostro giusto compromesso. Nelle fasi di rientro, soprattutto quando comincerete a fare dei voli un po' più lunghi, ma anche solo in termini di ore, non necessariamente in termini di chilometri, sarete stanchi. Questo succede a tutti, perché anzi con l'andare degli anni ci siamo sempre più stanchi. Se abbiamo fatto un volo più lungo del solito, cerchiamo di essere tatticamente prudenti nell'ultima fase.
cioè non andiamo a inseguire un risultato nell'ultimo pezzo creandoci una cosa difficile. Se siamo stesi sulle colline a metà strada tra Rubiano e Voghera, ma Rubiano è implanata e l'altro no, quando hai 8 ore di volo sulla schiena e devi andare a infilarti in mezzo alle colline stanco, è uno stimolo a rinunciare. Da stanchi, io a volte sono preoccupato di atterrare in aeroporto, ovvero mi chiedo, ci siamo Squarcia, siamo svegli per atterrare in aeroporto, non in prato, perché le ore in qualche modo appannano le nostre interpretazioni. E quello che dico è, nelle fasi finali di un volo di tante ore, indipendentemente dai chilometri, chiedetevi se siete reattivi, cioè siate scaltri in atterraggio, perché è normale essere stanchi. Io sconsiglio vivamente di mettersi nella condizione di dover fare un fuoricampo quando siete così stanchi. Quindi alla fine di un volo così lungo, se non è andato veramente storto tutto, non andate a cercare un fuoricampo. Vi invito a rinunciare 50 km prima e andate ad atterrare dove perlomeno il fondo è noto, e insomma, non c'è motivo per fare mal di pancia. Un'altra storia per chi magari dire, in certi contesti devi per forza andare a raschiare il fondo del barile, ma non è una cosa sicura. Io avrei finito, se avete qualche cosa da chiedermi o qualche critica sulle cazzate che ho detto. O qualche mancanza che non ho saputo interpretare. Io. Un esempio pratico. Tu dicevi prima, l'esima maggioranza per essere con la scelta di però allora devi già sapere prima che devi accontentarti. E devi chiederti prima, ma io mi accontento di arrivare a maggioranza invece che a 2100 o 1008, perché se mi accontento posso partire a 2007 da Vespa e avrò un numero di giornate molto più alto. Se vai ancora giù di 200 metri, i 2005 si fanno soventissimo. Ma infatti vedo se guardi voli, ma 2003, 2000. Sì, ma tu lo lasci anche a 1008. Sì, ma non è che la faccia da curvo, Ma si può anche ragionare per dire lo lascio a 2005 perché vedo uno metà strada e poi metà strada e ci sono indietro. Certo, ma se quel cumulo non dà, cioè, se no, tu ti dico arrivo di metà strada, se dà vado avanti, se non vado niente. No, devo calcolare perché può darsi che se vai lì e non dà, a tornare indietro, facendo riferimento a questa particolare circostanza, hai un ostacolo drammatico davanti a tornare indietro. Tutto sommato hai meno ostacolo ad andare avanti. Allora, se ne discutiamo a terra e lo sappiamo, tu probabilmente acquisisci un'informazione e poi deciderai come ritieni meglio. Ma se tu arrivi là, a metà strada, non agganci e dici allora torna indietro, e giri indietro e non passi la cresta, il tuo livello di stress va a fondo scala in 3 chilometri. Quindi è meglio sapere prima che cosa vogliamo fare. È per quello che io non vi ho ipotizzato il cumulo a metà, perché il cumulo a metà è subito. Se invece tu vai fino al Maggiorasca e arrivi a Maggiorasca 2100, hai la planata su Rubiano. E ti ho dato un giochino geometrico che ti porta ad atterrare. Lo so anch'io che se a metà è eccesso ventissimo, c'è il cumulo e lo saliamo, non è un problema. Lì io l'ho fatta facile, nel senso che ho messo dei numeri, delle distanze e vi ho dato dei riferimenti, ma volevo solamente segnalarvi di studiarvi le distanze, di studiarvi le altezze per avere un quadro un po' più approfondito. Non ho la bacchetta magica per dirvi come sarà la giornata, perché a volte il cumulo bello a metà strada è molto a sud. Allora lì altra variabile, lo andiamo a fare o non lo andiamo a fare? Perché è vero che è molto bello, ma mi porta a sud, io quando guardo a nord dico che disagio, se vado là non la prendo. E queste sono tutte considerazioni che dovete imparare a fare strada facendo, cioè a terra anche, dico, sì, io vado lì, ma poi io curo a metà strada lo vado a prendere solo se un pochino a nord, verso Bobbio,
allora ci vado. Se è un pochino più verso il mare, a me capita tante volte di con i miei amici, quelli di Novi che hanno gli anti performanti, che si torna alla sera e sei sulla spalla est del Trebbia, quindi prima di attraversare Subombio, e sei curi bellissima verso il mare. Io guardo le acque, pum, vado là. Là c'è l'energia, qui no. Loro fanno dei rientri strinati, quando vai lì fai 3.000 e poi a 400 all'ora gli passo sulle orecchie. Te la senti o non te la senti? Se vai là e non la prendi è una roba, eh? Quindi poi entra in gioco il discorso. Quando sei nella rogna, te la senti di fare tutta una costonata strisciato in terra, venire fuori a mobile e metterlo in terra? Perché è quello che succederà se non funzionerà. Sì, no. Se dici no, non c'è andare. Perché se non funziona, succede quello. Quindi io mi faccio sempre il conto di cosa succede dopo se sono andato in un posto. Non lascio troppo spazio al caso, perché lo facevo quando avevo capito meno cose e adesso ho capito che se ci ragiono prima, le possibilità che tutto rotoli più o meno rotondo con le variabili del caso è molto più semplice. Magari non è stata costruzione, ma magari perché non è fattibile, ma metti che l'esima alla maggiorastra non c'è più, abbiamo 2000-2002, non si può scappare a premiare, non è fattibile. Sì, ma se tu sei all'esima 2002, che senso ha andare a trarre il ragnarico in ritorno? No, magari tra l'esima e la maggiorastra, se a metà come non c'è, non c'è una quota di revés, vado, si trovo troppo, vado avanti, si trovo scappo piacenza, no? Se a metà tra l'esima e la maggiorastra non c'è il cumulo, io vuol dire che sto lavorando sul cumulo che c'è al maggiorastra e voglio planare fino là per trovare l'energia. Ok. Ma se in partenza non ho una quota per fare neanche quella planata, no, non mi muovo neanche in quella direzione, perché sarebbe una mossa poco sicura. Poi che qualcuno la faccia, ok, ma non è quello che deve fare un esordiente che si pone ai primi voli di distanza. Non bisogna sempre divertirsi e mai spaventarsi. Un pilota che si prende uno spavento serio compromette i prossimi voli perché deve ridigerire quella situazione. Quindi voi dovete divertirvi, non dovete spaventarvi e fare le cose che vi vengono in relativa soltezza. È anche vero che se non fai mai un passettino in più rispetto alla volta prima, stai sempre con l'elastico attaccato. Quindi trovate voi il compromesso tra fare una piccola sperimentazione senza cercare di legarmi. Se a metà non c'è il cumulo e ho 2002, andare avanti non zappo. Te la puoi giocare, me la gioco, probabilmente no. Ma per uno che agli inizi lo sconsiglio meno a me. Se c'è il cumulo a metà, è un vantaggio. Se c'è il cumulo a metà, lo vado a fare di sicuro. E anzi, se c'è il valorino, mi faccio i miei 300 metri, me li metto in tasca e, vado, e dopo vado avanti in assoluta serenità. Il discorso della quota è quello che è una variabile che vi dà già un riferimento su quello che farete. Perché ho visto tantissime giornate in cui alcuni dei miei piloti a 3.000 metri non sono andati avanti. Allora la mia domanda è, ma quando ci vai? Qual è la quota alla quale andrai avanti? 4.000? Beh, 4.000 all'esima storicamente non è mai avvenuto. E quindi tu il volo lì non lo farai mai. E sono sicuro che se mi ci sono 3.003, ok, la volta che c'è 3.003, se sei così vulnerabile per 300 metri, non lo fai neanche quando c'è 3.003. Noi dobbiamo essere confidenti di cosa succede nell'aria davanti. Se noi vedessimo le termiche, esatto, tu non hai bisogno di tutto questo margine. Quindi è il discorso di prima, se sei confidente nella tua interpretazione del cielo, e il cielo è segnato perché nelle giornate di blu, abbiamo già detto prima che si lascia perdere, ma alle prime armi si va con i cumuli. E se i cumuli sono belli, buongiorno.
C'è ancora tempo per la lezione. Se i cumuli sono belli, non c'è motivo di non andare. È inutile ricercare delle quote che non si verificheranno. Andiamo anche a vedere cosa hanno fatto gli altri su quelle tratte lì. Se un numero notevole di piloti si è mosso al 2005, vuol dire che noi che siamo inizi al 2008 lo facciamo, perché è una cosa che si fa con continuità. Si vede la RLC, andate a vedere, e vi date un vostro parametro. Anche lì studiare i voli degli altri può essere significativo, non sul volo completo, ma magari su quella tratta lì. Ma quella tratta lì che interessa a me, a che quota l'hanno lavorato? Così cosa fate una documentazione e vi fate la vostra idea. Poi certo, se riusciste a volare con un tutor, è allora il cambio paesaggio, perché se la prima volta lo fate accompagnati, è tutto più facile, sicuro. Ma non sempre avviene, purtroppo in Italia i volo velisti stanno diminuendo di numero, quindi anche la facilità con cui organizzare le cose, che una volta erano più facili perché c'era un numero molto più ampio, sia di piloti esperti che di piloti esordienti, quindi c'era molto più movimento. Noi siamo rimasti veramente quattro gatti, e organizzare le cose non è così banale, perché manca il tessuto, mancano gli esordienti, manca la logistica, stiamo faticando tutti. Questo è è generalizzato, da quello che so succede anche in Germania, da altri numeri, ma percentualmente in maniera significativa, in Francia. È un gioco troppo complicato per i giovani. I giovani non vogliono faticare, i giovani non vogliono faticare, fanno tutto subito con questo quello qua. Lì invece c'è la... anche noi lavoriamo molto più sul virtuale di 30 anni fa, no? Sì, magari sì, giornate sì. A guardare schermo, però forse siamo rimasti a quando tutti noi avevamo due giocattoli, il pallone e la bicicletta, in un modo o nell'altro faceva fatica. Si potrebbe argomentare con più no, magari no, ma con la schermo non ci abbiamo mai giocato. Però io sento gente che mi dice: oh, l'altra sera abbiamo fatto la gara e hanno fatto la gara su bordo. Io e mi dicono: e sono andato forte. Abbiamo fatto la Valtellina. Prova a fare la Valtellina forte. E poi se sei bravo la fai, certo, ma non è come sta seduto lì. Manca la parte emotiva, manca la parte emotiva, manca quello che vedi, uno schermo, ma se fra un attimo hai freddo i piedi, la fate un caffè, torno subito. No, ma poi sbagli, dici, oh porca vacca, mi sono inchiodato. Non è la stessa cosa. Per la zona del nostro Appennino qua, dove la confluenza diventa importante, pazzesca, sì, una caratteristica. Sì, perché è divertentissimo e tra grandi soddisfazioni. Per inquadrarla bene, per capire correttamente la questione di esperienza, oppure ci sono dei parametri che possono... Quando vedi le barbe, la barba cosa ti dice? Che ci sono due livelli di condensazione diversi. C'è una parte del cumulo che condensa più bassa, è una parte del cumulo che condensa più alto. Vuol dire che ci sono due masse d'aria con diversi livelli di percentuale di umidità. Quella che condensa più bassa ha una percentuale di umidità più elevata. Quella più asciutta è quella dove c'è l'energia, che è quella che fa la base liquida, invece le barbe sono normalmente disorganizzate. Può funzionare contro le barbe o può funzionare sul bordo sole della parte più alta. Questo è uno spostamento di un chilometro o due. Normalmente lo si interpreta assaggiandola, perché dipende dalla quantità di vento, dall'intensità con cui le due masse d'aria si scontrano. Ci sono due o tre variabili, ma l'energia è lì. Un chilometro più qua, un chilometro più in là. Trovare la fascia con il miglior netto significa trovare il punto in cui dà
la massima energia. La convergenza può dare delle situazioni continuative molto lunghe e l'intensità di energia può essere blanda o molto intensa, a seconda di con quanta violenza le due masse d'aria si scontrano o con quanta differenza c'è tra una massa e l'altra. Quanta differenza di temperatura, quanta differenza di umidità, quindi quanta differenza creano, si chiama discontinuità. Se avete una salita molto forte, dovete andare veloci. Perché? Tanto più alti di così non potete salire, siete in base. Se vi spostate lateralmente, dice, ah, lui mi vuole tirare dentro e io mi sposto dove non sale così tanto. Bravo, lui stai dove sale così tanto e aumenta 30 km di velocità. Lui non ce la fa a tirarti dentro, ma tu vai a 150. Che bello. Non ti spostare dove tira di meno. E quando stai con gli avianti meno performanti, ma quando arrivi alla VN... Hai preso un uragano, magari succedesse. Azzardare molto poco, noi tendenzialmente non dobbiamo azzardare, io non vi posso insegnare ad azzardare, anche se io qualche volta qualche zampino ce l'ho lasciato, ma voi non dovete azzardare e non posso stimolarvi a farlo, sarebbe profondamente scorretto. La fascia di lavoro è molto in funzione del territorio sotto e anche della giornata meteorologica. È chiaro che se vogliamo a ovest dove c'è pianura e vogliamo a ovest a luglio dove c'è i grani tagliati, possiamo, tra virgolette, accontentarci molto, insomma, i camponi di 1000 metri col grano tagliato, possiamo anche andare a prendere degli agganci a 500 metri, 400 metri, ma c'è la sicurezza e probabilmente quella giornata lì non ci darà i 2005 perché ci sarà un po' di secca, un po' di stabilità e quindi se fai 1300, è chiaro che la fascia di lavoro diventa 1300-600, no, butto lì così due numeri, ma su un territorio alternabile. Quando invece abbiamo un territorio con una atterrabilità specifica e non distribuita, allora la fascia di lavoro è quella che comunque ci porta dentro un cono di un campo. Non possiamo inventare niente d'altro. Ci sono fatti dei fuoricampo anche in Val di Taro e in altri posti, ma io non posso spiegarvi questo, perché fuori da quello che... Poi voglio dire, fuoricampo in Val di Taro, che poi, ammesso che vada tutto bene, che non è, che non è garantito, anche il recupero, cioè abbiamo video di gente con la fusoliera, con i legni che guardano un fiume, cioè per recuperare un aliante, quindi sì, è da evitare. Come quando si entra in questo territorio, io devo per forza dirvi di tenere la planata su una superficie, perché se no sarei qui a insegnarvi a fare degli incidenti e non lo voglio fare. Invece voglio rimanere sul discorso confluenza. Quando è proprio ben definita che c'hai il gradino, no? Quindi tutta la massa di nuvole che va fino giù alle barre e poi sopra il gradino. E lì la visibilità quando si curva, la sicurezza, cosa bisogna fare per tenere la sicurezza, perché lì è anche trafficata come zona, no? Ci sono altri che vanno e vengono. Secondo te io lì in quella situazione faccio una cosa dove guardo la sicurezza? No, ma cioè, domando se ci sono magari trucchetti, se stai 200 metri sotto, 150 metri sotto, hai una perfetta visibilità orizzontale, ma dato che siamo tutti come i bambini quando ti danno il gelato, che lecchi fino all'ultima cosa, stanno tutti nella fascia dove hai un'ottima visibilità sotto di te e quindi non hai nessun problema, davanti non vedi niente. Ed è proprio lì la riga dove ci sono gli aliati, perché è proprio lì la riga dove c'è l'energia. Quindi quella che ha presentato Marco è una situazione di grande pericolosità. Adesso abbiamo il FLARM che un pochino ci aiuta, ma comunque tutti gli anni dove c'è tanti gli altri ci, ci,
ci picchiamo dentro tutti gli anni. Questo ci deve indurre a tenere la guardia altissima sulle collisioni e quindi sarebbe molto prudente stare proprio basso, dove hai visibilità orizzontale. Questo anche sotto i cumuli. Tanto tira lo stesso, non è che non tira. Tanto tira lo stesso, certo. Ma come abbiamo detto, siamo tutti come bambini golosi e mangiamo anche l'ultima caramella, che sono gli ultimi 50 metri. Molto pericoloso. Siamo ne consapevoli. Intanto, sempre in tema di concorrenza, ci sono dei punti critici, no? La città dei bambini, oppure anche andando avanti verso il passo, adesso prima menzionavi sul Ciso, dove c'è il lago, eccetera, sono dei punti critici, nei quali prestare attenzione. Ci sono delle porte sulle quali bisogna fare caso. Se c'è la convergenza, normalmente è talmente scritta che non ti lascia troppi dubbi sull'interpretazione, fai quella linea lì e non ti ci allontani. Se non, può succedere che nell'arco del pomeriggio entri un pochino più da sud, su Borgotaro, e farà una pancia a nord che, se vogliamo, ci agevola con la terrabilità, perché ci costringe a fare l'energia verso Rubiano. Niente di meglio, bellissimo. Ma la riga nera è quella da seguire. Cose diverse se stiamo volando in termica con cumuli singoli. Allora sì che ci sono dei salti da fare per attraversare la Val di Taro sia in andata che in ritorno, dove io lì sono sempre piuttosto guardingo, perché è un punto dove l'aria si rimescola, perché il mare lo sente abbastanza e trovi fai dei passaggi dove magari butto lì dei numeri a casaccio, magari hai fatto il 3 metri fino al Maggiorasca e poi ti fai 20-25 chilometri che devi girare un metro e due stentato, perché lì l'aria è un po' più stabile. Dobbiamo avere ben chiaro il concetto della stabilità dell'aria, del gradiente termico. Mi raccomando, adesso non sto qui a spiegarvi questa cosa qui, perché sicuramente la conoscete, ma se peggiora il gradiente termico, peggiora l'intensità delle termiche, del valore di salita delle termiche. Lì può succedere localmente, perché l'aria di mare, che è più calda e più umida, travasa dentro la valle. Quando ci sono movimenti d'aria estremamente blandi, parlavamo prima, ben sotto i 20 km, 10 km all'ora, ma l'aria travasa. Voi immaginate questa melassa che entra dentro dai ventoloni di Borgotaro e invade un pochino quella conca, che è ben predisposta, è proprio un catino. Tu ti ritrovi che quei 20-25 km lì sono interessati da una massa d'aria un po' meno instabile e quindi un po' più stanca. Un buon motivo per tenere il valorino e stare un pochino alti per non andare a ravanare bassi, dove poi la situazione termica potrebbe addirittura peggiorare agli strati più bassi. Quindi solamente un po' di cautela nell'attraversare con un pochino. In base alla tua esperienza, verso Ovada c'è anche lì un ingresso facilitato? Ma qui è diverso, perché qui se è entrato il vento da sud della Val Scrivia, vuol dire che ormai c'è e nella pianura è conclamato. Non è quel piccolo travasamento locale che può fare a Borgotaro. Qui se entra, chiami i nomi per radio, dici che vento c'è a terra, ti dicono 15 km da sud. Tutta la pianura è interessata da questa melassa a quel punto. Invece là potrebbe essere solo localizzato, poi appena arrivi catena ricomincia bellissimo. Quindi hai solamente quel quarto d'ora da stare un po' prudente, un po' in difesa, e poi quando sei a Maggiorasca riparte bella. È un trattino, là, di qua, sei entrato. Non trovo ostacoli, quindi appunto è tutta melassa. Grazie. No, grazie a voi. Grazie a voi dell'ospitalità, è sempre un piacere. Alle 12:30 mi ha chiamato. Sì, l'altro dopo. Io sono venuto a fare altre cose apposta per parlare con te. Una cosa mi piacerà. Perché?
io avrei tanto piacere adesso disponibile ovviamente per un posto di pane, un panino tra amici, per aiutarci a fare.